L'esame di osservazione. Abbiamo un calendario, due commissioni questa settimana, lo ricordo a tutti, uno che riguarda le osservazioni cartografiche che ancora non abbiamo visto e rivisto, e la normativa. Abbiamo il registro che è quello che ci è stato inviato insieme al che ha dall'ufficio conferma di questo, è il registro che ci è stato inviato dall'ufficio insieme alle schede norma, è vero? Sì. Ok, non mi ricordo in che data, mi pare il 3 di gennaio, però potrei sbagliarmi, ma comunque insomma i commissari ce l'hanno o Sì, io poi scaricato. non ho fatto altre trasmissioni. Ok, quindi ce l'avete nella posta oppure ce l'avete scaricato. E quindi direi che si può procedere come al solito tenendo il registro che è stato trasmesso e la condivisione a schermo della cartografia. Chiedo Posso all'ufficio parlare? magari di fare sintesi di dove ci eravamo lasciati per ogni osservazione in modo tale che si capisca qual era la proposta all'origine e qual era il ragionamento con cui ci si è lavorato. Jacopo, posso parlare un attimo? Sì, prego. Perché diciamo insomma, per procedere con i lavori e non rimanere fermi, noi avremmo pensato di farvi vedere le modifiche cartografiche che abbiamo preparato noi come ufficio e stiamo trasmettendo a Fabrizio Cinquini. Sulla Voi base di quanto abbiamo sulla discusso con base, me. certo, sì, scusa, sulla base della discussione, no? Perché dico questo? Perché allora ci sarebbe da ritornare un attimino indietro, se siete d'accordo, e vedere la 156. Così vedete. No, ho capito la premessa che ha fatto Jacopo, scusatemi, ma ero al telefono perché avevo avuto delle Nulla che difficoltà. abbiamo, la riassumo brevemente, che così almeno è più semplice. Abbiamo da affrontare in queste due commissioni, prima della votazione delle osservazioni, le osservazioni cartografiche che non abbiamo rivisto e che avevamo discusso già in prima battuta, chiedendo la modifica di alcune perimetrazioni, della trasformazione di una identificazione, Sì. ragionando delle varie osservazioni. E poi c'è da verificare se ci sono dei contributi sulla normativa rispetto alle modifiche che erano state discusse. La modifica normativa, vi ricordo, è il primo argomento che abbiamo trattato nell'esame delle osservazioni. Ora, la manuola diceva, ci fanno vedere, ci fa viene fatta vedere la proposta di modifica a seguito della discussione che c'è stata in commissione, che poi è già stata trasmessa in realtà a Sì, Fabrizio sì, 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 Cinquini, sì. e che viene riportata nella cartografia generale, nelle carte di piano, perché queste non sono osservazioni specifiche come la scheda norma, no? In cui c'è un estratto. Qui è la cartografia generale di piano, sulla base delle osservazioni noi ci siamo tornati, abbiamo fatto uno zoom e un dettaglio, e ora, in ragione di quello che abbiamo già detto col primo esame delle osservazioni, le modifiche che sono state accolte o riesaminate dall'ufficio ci vengono proposte. Manola, prego. Sì, e quindi appunto se Antonella può andare alla modifica cartografica della 156, che in pratica noi l'ufficio l'aveva accolta, avevate chiesto di eliminare la porzione più esterna all'area e vi facevo vedere la correzione come l'abbiamo mandata. Sono solo poche, eh? Aspettate che ve le spiego. Allora, questa qui Si era può quella che ve vedere l'avevamo quanto? presentata. Aspetta, aspetta, Riccardo, ti faccio vedere un fatti. Questa qui che vedete a schermo era quella modifica che noi avevamo già fatto, che voi non eravate d'accordo nel farla, va bene? Di allargare tutta questa zona in E4. Questa è quella modifica che voi avete visto. Prima era così, ora vi faccio vedere nell'adozione. Ok, noi andiamo, quello che è passato in commissione l'altra volta è che noi andiamo solamente a mettere
questa parte qui dentro delle 1 e tutto il re nelle 4, tutto il resto rimane E1. Aspetta Antonella, io avevo annotato la commissione ritiene di eliminare la porzione più esterna all'area, la punta. Allora, esatto, allora, anche questa parte qui dietro, allora, ritorniamo indietro. Scusa Antonella, scusa se ti interrompo, ma è chiaro, ci hai fatto vedere l'adottato che era Allora, appunto questa è di... la modifica che noi avevamo fatto, va bene? Che la Allora, commissione non gli scusa andava Antonella, se no la facciamo più complicata di quello che è. Ci hai fatto vedere l'adottato prima, che era tutto nell'oscuro. Qui ci hai fatto vedere la proposta dell'ufficio che in commissione era stata, diciamo, esatto. valutata, diversamente. Adesso fateci vedere la cartografia modificata a seguito della Allora, proposta. noi la modifichiamo così. Aspettate un secondo, eh. Io ho gli estratti che ho mandato a Fabrizio. La Eccoli, modifichiamo così, la vedete? ecco, si Oh. vede bene, va Va bene? bene. È in pratica, è la vostra richiesta, insomma, di eliminare appunto questa punta più esterna. Sì, assimilando all'E1 la parte più lontana dal fabbricato, di fatto, e mantenendo le 4 in quel modo lì. Sì, è chiaro. Va bene. Era quello che la commissione aveva chiesto, me lo ricordo bene anche io. Ok. Aspetta un attimo che controllo se ce ne sono qualcun'altra. 158. La 158, sì, chiede di ridurre la zona B2. Era quella che noi avevamo visto, che avevamo portato la linea in questo punto qui che vedete. E questo si riporta tutto in H2, eh? Quindi viene estesa l'area in H2. Fate conto che nell'adozione, se vi ricordate, tutta questa zona qua è in H2. Osservazione 158. Quindi Ok. si cambia, era tutto in H2 e si dà questo pezzetto qui. Allora, noi, vedi questo qui, Riccardo, questo, solo con la manina io qui, solo questo in Sì. B2 si mette. Va Tutto il bene. resto ritorna H2, va bene? Perché mi ricordavo però che c'era quella striscia che disse Simone, no? Disse al limite, però va bene, vai, ok. No, noi si era detto, si era collocata qui questa linea, perché c'erano, ve lo ricordate, quel discorso delle viabilità? C'erano delle strade, Ah, capito? Si erano questo aperte. arrivare la strada. Sì, ci si faceva arrivare quella stradina che fino là. Esatto. Va bene, non so, però mi ricordavo questo discorso qui di Simone, però va bene, di portare, vabbè. Oh, poi per me, Antonella, se a te ti torna, ci sarebbe la 213. La commissione richiedeva una riduzione dell'area sede attribuita. Allora, noi avevamo accolto questa resede così grande, vedete? E l'abbiamo invece ridiminuita alla prima curva di livello. Sì, questa ve la ricorderete, mi immagino, no? Questo era proprio definito come limite da tenere quello della curva. Sì. Scusate un attimo, non era che qui si scrisse, si disse che andava bene l'adottato? No, Allora, no, almeno. allora. Sì, no, Manola, Manola, aspetta, fammi parlare. Allora, la commissione qui era per non accogliere l'osservazione. Infatti. Ok. Poi noi invece, Manola, si è valutato insieme a Fabrizio, di diminuire l'ampliamento che noi le avevamo dato. E questa qui noi proponiamo alla commissione questa ulteriore modifica. No, ma Ma allora allora, no, aspetta, no, questo è da però ridiscutere. Ma scusate, sono scusate, d'accordo scusate, io, eh. scusate. Allora, primo, se ricapita una cosa così, ditecelo Non lo sapevo perché. neanche io. Appunto. E Cioè, io non sono d'accordo. secondo, francamente, ora al di là del merito, che per amor di Dio è opinabile, no? Ma se la commissione ha dato un'indicazione, Chi perché è resta Fabrizio usando per il stabilire? lavoro? Cioè.
Vogliamo guardare un attimo su Google? No, nel senso no, no, che... no, a me non mi interessa nulla, no, scusami. In questo senso. Ma può, no, però Riccardo, può darsi che no, ci no, siano no, state scusa, delle modificazioni. Scusa, no, no, su questi sono molto caparbio. Se noi avevamo deciso una cosa, Fabrizio e l'ufficio non possono farne un'altra. No, almeno ma che... Ma potrebbe anche darsi che ci siano... Ora, io non ricordo di aver parlato di questa osservazione, ma ci sta anche, perché con Fabrizio abbiamo fatto diversi incontri, non mi voglio tirar fuori dalle cose. Darsi che ci siano state delle problematiche fisiche da ricondurre a quella perimetrazione lì. Ma scusate, ma se la commissione l'ha guardata per sé... Scusa Riccardo, scusate, fermatevi un attimo. Era quella che Alberto la vide, no? Che andò a vedere che non c'erano le condizioni. Scusatemi un attimo. Allora, Riccardo ha ragione, l'ho detto anch'io, nel senso che intanto se ricapita qualche altra osservazione ditecelo, perché se non sapevamo nemmeno, no, di questa circostanza particolare. Quindi, per amor di Dio, se capita che l'ufficio ha rimeditato nuovamente qualche cosa, ditecelo così almeno l'abbiamo chiaro. Primo. Secondo, fermo restando che l'ufficio è libero di esprimere, no, il parere che vuole, nel senso che non è obbligato ad adeguarsi a quello della commissione, però vale anche il contrario, nel senso che o ci segnalate un errore tecnico da parte della commissione, e allora credo tutti quanti i commissari, no, rimeditino se c'è un errore, oppure se la commissione ha fatto una certa valutazione che è, diciamo, discutibile ma ragionevole, perché bisogna tornarci sopra? Quindi ora la domanda è: ma perché ci siete tornati sopra? Perché avevamo preso fischi per fiaschi? Infatti è per questo che sto dicendo, facciamo una verifica su Google, perché probabilmente abbiamo visto forse che ci sono delle condizioni fisiche, delle indicazioni particolari che poi sarebbe il tratteggiato quello nuovo, Antonella? No, non capisco. Sì, è quello fatto segnare. Scusa, Antonella. Aspetta, però scusa se ti interrompo, Simone. Ma la commissione come lo voleva? Io non l'ho capito. L'adottato. Ora riprendo l'adottato, dai. Simone, te lo dico io, Manola. Non accoglieva l'osservazione. No, io invece ci avrei accolta, parzialmente accolta, Riccardo. No. Non accolta, io ce l'ho segnata, ragazzi. Andiamo a rivedere la commissione. Scritto, riduzione di sedia attribuita. Scusate, andiamo a rivedere la commissione. Via. Ma è la 213. Riguardiamola. Magari gli altri commissari che appunti hanno? Io ci avevo un ok, ti dico la verità. Infatti è per quello che chiedevo se era la 213. E ci avevi? Avevo un ok sul registro, c'era scritto accolta da istruttoria, no? Se questo è quello l'accoglimento, è l'adozione, scusate. E quindi noi l'avevamo allargata, avevamo accolto allargato al giallo. Scusate un attimo, possiamo... No. Prenderci l'impegno di rivedere la commissione e vedere quello che era stato detto. Sì, ma scusa Riccardo, aspetta un momento, guarda la cartografia che c'è lì sotto mano, perché già quella ti dice qualcosa, ti dice qual era la proposta dell'osservante, qual era lo stato adottato. Ecco, lo stato adottato è quello che te lì vedi in giallo con B3, tutta l'area. Il giallo, il contornino giallo invece... è la proposta di accoglimento dell'osservazione. Allora, sicuramente noi non eravamo d'accordo con l'osservante e quindi non volevamo accogliere l'osservazione per l'estensione di tutta quell'area lì del resede. Siamo d'accordo. Dopodiché, già nello stato adottato, c'è questa situazione. Ora, fatemi guardare appunti un momento della 213, cosa c'è anche. Allora, vi ho mandato i verbali, andatevi a prendere il verbale dell'8 di novembre. Alberto, ma non è quella che ti andasti a vedere che c'era il muro dietro? Infatti io ho segnato che si confermava l'adottato.
Infatti, dico, ma l'adottato è questo qui, Riccardo, questo qui che vedi qui sotto giallo, la campitura gialla. Scusa, Jacopo, cerco di dare una mano. L'Antonella ci ha appena mandato verbali, ma l'Antonella ce l'ha già detto come stanno le cose, quindi perché è lei quella che ha più sotto mano di tutti i verbali. E mi sembra di aver capito, Antonella, correggimi se sbaglio, che stanno come dicono Alberto e Riccardo, cioè che la commissione si è espressa per respingere l'osservazione. Questo è quello che risulta verbale, ho capito, Antonella? Allora, ve lo leggo. Allora, la commissione del parere di stralciare questa osservazione, d'accolta o non accolta, l'ufficio farà le sue valutazioni e farà vedere le modifiche alla commissione, se ovviamente non si adegua al parere della commissione. Ora è chiarissimo. Allora, a questo punto l'ufficio che ha diciamo rivalutato un'istruttoria ci spiega, ci illustra, no? La ragione di quel confine nero che sostanzialmente non è né quello giallo che era più esteso né quello originario dell'adozione, è una specie di via intermedia, ci spiega le valutazioni che ha fatto e la commissione, come dire, potrà valutare di confermare o meno il parere. Cioè, se l'ufficio ritiene di non adeguarsi al parere della commissione e vuol fare una proposta diversa, è libero di farlo, lo dice con chiarezza come sta avvenendo, e ora, a seguito diciamo del chiarimento che c'è stato, e la commissione può confermare o meno il proprio parere. Spiegateci, Manola, come mai... Io per spiegare è un po' che lo dico, bisogna guardare Google, perché di sicuro se è stata modificata ci saranno delle limitazioni, io non lo so. Quindi, vediamo. Antonella, noi l'avremmo allargata alla prima curva di livello, questa qui in più abbiamo dato noi. Vedete la mano? Un po' di livello in più è stata data, se sì, capisco bene. Con questo penso Andiamola a vedere su Google, magari c'è qualche cosa, che c'è un muro, una recinzione, qualcosa. Questo sì che va bene. Aspetta, devo andare. Aiuto. Ma Alberto, scusa, ma mi sbaglio io, ma non era quella che c'è, quello che te facessi vedere in tridimensionale le foto? Sì, è quella lì, è quella. Quella. Mi si è chiuso tutto. Vabbè, Riccardo, ma si tratta di una curva di livello, va visto solo se ha un senso o no. Ma dai. Certo, no, ma guardiamola, no, per capire, volevo ricordarmi se mi ricordavo bene. Sì. No, io tra l'altro, infatti, io ci avrei la modifica che l'ho già preparata come parere, da accolta a parzialmente accolta. Ora mi dite che la commissione non la voleva accogliere, era questo? Ma così noi abbiamo deciso, l'ha letto anche prima l'Antonella che non l'ha accogliuto. Però l'ufficio aveva detto che avrebbe rivalutato. Questa sinceramente non me la ricordo, via. No, ma lei diceva... L'ufficio ha rivalutato e ha ritenuto di considerare comunque una curva di livello in più. Vediamo. Perché io avevo annotato che la commissione chiedeva la riduzione della sedia attribuita. Allora l'ho proprio toppata questa. Vabbè, Manola, ma si risolve facile, cioè al più... No, mi dispiace dell'equivoco, no, chiaramente. Oh. Non è che uno ci fa bella figura. Sbaglio tanto io. Siamo tornati sopra, voglio dire, non è un problema, anche perché si è capito qual è il merito, no? L'importante è che sia chiaro, insomma, come ora è chiaro quello che è accaduto. Antonella? Sì, la sto cercando, scusatemi un attimo perché sono un attimino... Eccola qui. Cioè, si andrebbe qui un attimino, qui un po' più. Sì, probabilmente la condivisione non ce l'abbiamo ancora. C'è un ritardo. Non c'è un ritardo. Allora, aspettate un attimo, che sta fuori a tempo. Aspettate.
Ecco, ora sì. Questa parte qui dietro abbiamo dato. Però... Che si era fatto un discorso di ampliamento. Scusa Antonella, ma la parte dietro un pezzettino c'era già nell'adottato o mi sbaglio? Appunto, avete dato oltre quello. Aspetta. Come Riccardo che ha detto, scusa? Avete dato oltre quello, quel pezzettino che già c'era nell'adottato, un altro pezzo, che è quello che c'è, quel rialzo che fece vedere Alberto, che ci voleva lo sbancamento, se mi ricordo. Ah, ho capito. Era fatta così, aveva questa forma qui. Noi gliel'avevamo un pochino più raddrizzata. Scusa Antonella. Antonella. Dimmi, ti ascolto. Sotto, diciamo, l'ombra, per capirsi, c'è l'adottato, no? Aspetta che vi levo questa velatura qui in rosa. Ma è l'adottato quello lì sotto? Sì, quello sotto è l'adottato, sì. Quindi ce l'ha lo spazio dietro, no? Cioè, o io lo dico per cercare anche di dare un senso al lavoro che è stato fatto in tutti questi mesi con la collaborazione di tutti, cioè o c'è un elemento fisico, no, puntuale, come una recinzione o qualcos'altro, che ci aiuta a individuare la resede, oppure effettivamente la commissione aveva fatto una valutazione, mi pare di ricordare, appunto anche di carattere ambientale, sull'opportunità di lasciare l'adottato. Cioè, quindi io vorrei capire perché si sposta di una curva di livello. Cioè, se c'è un motivo ci mancherebbe altro. Cioè, noi ci dobbiamo comportare con ragionevolezza ed equità, come posso dire. Non è facile, perché non ci sono a volte dei criteri predeterminabili in astratto. Però ecco, per capire perché gli si dà una curva di livello in più. Ecco, se c'è un motivo. A vedere su Google sembra che quello che abbiamo adottato sia corretto, ecco. No, ma io ascolto, allora, si fece il discorso. Che era quello fece corretto. Ti si sente male? Aspetta, dimmi. Detto che si fece il discorso con Fabrizio quando l'avevamo visto, che lui faceva un discorso appunto di permettergli un minimo di ampliamento, tutto lì, ecco perché è stata fatta questo piccolo ampliamentino sul dietro. Ma quanti metri poi ci dopo, sono in questo momento? Poi dopo si può anche non far nulla, non è un problema. Allora, questo tipo di ragionamento l'abbiamo fatto qualche volta. Quanti metri ci sono fra le distanze? 3 metri, si allarga di 3 metri sul dietro. No, la mia domanda è un'altra, Antonella. Quanto c'è ora di distanza fra l'edificio e il confine? Sì. Però io chiedo a Alberto di rifar vedere quello che fece vedere la volta scorsa. 13, fatemi finire. Quanto? 13 metri, anche troppo. Ma io non l'accolgo, lo dico subito. Qui c'era ritornarci perché avevamo fatto un lavoro, ora Fabrizio si permette di rimodificarlo perché secondo lui, e qui ce la ridiscutono ora della stessa cosa. Cioè, questo è assurdo. No, ma per me non si discute, nel senso, è giusta la valutazione che abbiamo dato all'inizio, insomma, posso fare una domanda a quelli più tecnici di me, che siete in diversi, tra l'altro. Leggo bene Antonella 14,50. Antonella? Sì, mi leggi bene, anche io ci vedo 14,50. Vi sembra uno spazio congruo per un eventuale intervento sul retro, Alberto? Considerando che può ampliare o 35, quanti metri quadri, non me lo ricordo, dico 7x5, anche se dovesse ampliare per lungo 7 metri, ne rimangono altri 7,5 di reserve. Sì, ma infatti mi sembra che ci largheggia. Poi voglio dire, non è mia che siamo in una condizione, no? Ha anche la possibilità di fatto di farlo in continuità con l'esistente, non per forza sul retro, tra l'altro. Comunque è un intervento significativo perché l'orografia lì non è neanche di quelle proprio semplici.
Tra l'altro il PIT, secondo me, non consente neanche di farlo Infatti. Su rete, stante la natura orografica, come giustamente accennavi te. Secondo me si localizzare lateralmente. Va bene, Manola. Questo ragionamento si era già fatto. È vero. Manola. Sì. Ascolta, la commissione resta dell'avviso che lo spazio che gli è stato dato dietro di circa 14 metri sia sufficiente per un eventuale ampliamento, almeno che a patto che, tra l'altro, insomma, non ci siano conflitti con altre norme come quelle del... Sì, certo. E quindi, diciamo, non ravviserebbe motivi, diciamo, per discostarsi dal parere che aveva già dato. Sì, va bene, ma a questo punto correggo, ci adeguiamo alla commissione. Quindi si è presentata non accoglimento dell'osservazione. Accolta, sarà cambiata, faccio presente che era stata adottata come accolta e diventerà non accolta. Vi mando la motivazione insieme all'altro per mail. Benissimo. Volevo fare una spedizione unica, capito? Per non mandarvi tante mail. Sì, tanto poi insomma si svuotano affilate. Poi la testa tutti. Sì, va bene. Ok, che ci proponete? Allora, la successiva è la 229, che anche qui la commissione aveva richiesto la riduzione della resede in pratica. Io avevo annotato inserendo solo la parte con piscina. E l'osservazione non cambia parere perché era già parzialmente accolta. Quindi vabbè, soltanto una precisazione. Sì, infatti avete modificato il parere. No, anche la cartografia. No, parzialmente accolta è rimasto, era adottato ed è anche adesso. Solo che abbiamo cambiato la resede inserendo solo la parte con piscina. Ora vi dovessi dire che mi ricordo qual è. Questa è la richiesta loro, Antonella. No, scusatemi, perché se no si fa dalla confusione. Allora, questa qui per far capire la commissione, perché sono talmente tante che non ce le possiamo ricordare tutte. Allora, questa dove vedete il giallo sarebbe l'osservazione, va bene? Questa è le 5, come era stata adottata. Noi, quando abbiamo fatto il primo screen delle osservazioni, l'avevamo approvata in questa maniera, che la commissione ha valutato che gli abbiamo dato troppa resede, così vi faccio rivedere cosa avevate visto. Allora, vi ricordate? Era tutta B2. Dopo tutta una valutazione attenta, siamo arrivati a fare che la commissione ha levato questa parte qui in B2, ha lasciato quest'altra perché c'è una piscina, ci sono opere di pertinenza, e questa qui l'abbiamo rimessa in E5. Okay. Era come aveva detto la commissione, sì. Ok, torna. Sì. Torna. Allora, poi abbiamo la 244, che la commissione chiedeva di ridurre la resede ampliata con l'istruttoria, probabilmente in accoglimento dell'osservazione. Qui mi sono dimenticata di mettere se era accolto parzialmente, ma... è accolta la 244. La commissione chiedeva di ridurre la resede ampliata con l'istruttoria. Ma questa si è già vista, Manola, la 244. Ah, l'avevamo perché io volevo dire, verificato su Google. Si è vista il 13 di gennaio e io avevo scritto commissione ok come ufficio. Sì, è vero. Allora, scusate. Si è mantenuta l'accolta, no? O sbaglio? Sì, è raccolta. Io mi sembra, Manola, controlla te. No, cioè, è strano perché può darsi che mi sia passato questo appunto, perché io ci avevo scritto che la commissione chiedeva di ridurre la resede ampliata. Sì, e io avevo scritto Manola, ma quella lì scrisse all'inizio di ridurre, poi il 3 anche con Simone ti ricordi, si disse quel pezzetto fino che c'è proprio una linea che lo delimita, disse, arriviamo fino lì, va bene. È quella stanza vicino alle scuole, no? Questa io non me la ricordo, io non me la ricordo, Graziano.
Grazie, Anna. Si è vista il 13, si è vista, il 13 gennaio. Grazie, Anna, ma mi senti? Assurdo. Graziano. Ma c'è Graziano? Sì, c'è perché lo vediamo che si muove anche, quindi... Forse non gli va il costo. Ma capisci quello che diciamo? Io non lo so. Ma forse c'è Graziano. Si sta parlando, non ha acceso... Graziano! Graziano! Ci senti? No. Forse sta parlando al telefono con qualcuno. Sì, secondo me sì. Sta parlando al telefono con qualcuno, ha abbassato il volume, secondo me. Vabbè, dai, andiamo avanti. Nel senso che se l'abbiamo vista il 13 gennaio, va bene. Sì, sì, l'abbiamo vista. Va bene, va bene. Poi io ci avrei, Antonella, guarda anche te, la 267, dove la commissione chiedeva di sostituire H1 al posto di E5 e modificare il perimetro del territorio urbanizzato, aveva annotato di mandare la correzione a Fabrizio. Questo me la ricordo, ci avrei segnato, c'è un supplemento di analisi, però può darsi che poi ci sia stato il supplemento di analisi, non me la ricordo onestamente. Scusate, io anche l'avevo messo sospesa. 267. Sì, 267. Dici dove siamo, Antonella? Siamo a Guscieri. 267, aspettate un attimo. Ed era parzialmente accolta. Allora, era questa qui. Allora, l'avevamo vista con la commissione, mi sembra, no? Già. E c'era il discorso che questa qui è come adottato, va bene? Ah, ho capito, ora sì. Ah, sì, sì. Qual era? E si propone appunto di metterci un H1 qui, dove c'è l'E5, un H1. Sì, ecco. Ok? Ma c'hai lo schizzo che hai mandato a Fabrizio o no? Aspetta, guardo, aspetta, sì, ce lo dovrei avere. Faticelo vedere quello che avete mandato a Fabrizio. Aspetta. Eccolo qui. Eccolo. Io ci avevo scritto H1, ma può darsi che mi sbaglio io, vedo scritto H2. H2. Perché è H2. H2 perché sei all'interno del territorio urbanizzato. Ok, va bene, allora ho sbagliato. Ok. Va bene. Poi... io andrei alla 290, se ti torna anche a te, Antonella. Sì. Ah, scusate, va bene, vero commissione, si può andare avanti. Sì, sì, è questa. Sì, ma era quello che c'aveva delle baracche, mi sembra, no? Lì che si disse... Sì, bravo, sì. Questa io ve l'ho sottoposta, diciamo, come attenzione, perché in realtà non ho annotazioni da parte della commissione. Il numero, scusa. Però... Come? Il numero stai parlando, di quel numero stai parlando? La 290. Uh-huh. Era un cittadino che chiedeva di individuare un'area a parcheggio in località a fondi. Tra l'altro era un parcheggio anche che interessava ai lavori pubblici. E diciamo, io l'ho messa, cioè in realtà non ce la dovevo neanche mettere, diciamo, perché in pratica era più una richiesta dei lavori pubblici, perché i lavori pubblici chiedevano questo parcheggio. Abbiamo detto che in questa fase a rinnovo si possono... Ecco, appunto. Esatto. Se ne avremmo discusso. No, infatti. Poi abbiamo... Vado avanti? Sì. La 299. Anche qui c'è una modifica cartografica. Allora, la 299 va vista insieme alla 372. Va bene? Perché in commissione gli Acomini, non tanto sulla 299, perché la 299 chiedeva appunto una cosa che non è accoglibile, infatti è non accolta la 299, ma si richiamava la 372. Sì, hai ragione, allora non chiediamola quella, perché esatto. Forse non... Infatti avevo scritto la risposta va bene, da controllare la 372. Va bene, però andiamo avanti. Va bene. Ecco. Numero... da controllare
La 372, la troviamo qui a Torella o la troviamo da un'altra parte? No, no, la possiamo guardare già anche qui, perché la commissione infatti aveva chiesto, infatti sì. La commissione aveva chiesto una... Però, aspetta, specificare che come tipologia la 372 non è cartografica, ma dovrebbe essere di una scheda norma, se non sbaglio. Esatto. Soltanto che siccome la commissione l'aveva già vista un paio di volte e aveva chiesto uno sforzo da parte dell'ufficio per vedere di andare maggiormente incontro a quello che l'osservante chiedeva. L'abbiamo valutata con la Manola e l'architetto Cinquini e siamo arrivati, la faccio vedere Manola? Sì, fagliela vedere così tanto se ne guarda, tanto andava vista. Aspetta, la devo cercare. Maria, quello osservato. Aspetta, non la trovo ora. Dove è finita? Forse. Eccola qui. Eccola. Ok. Oddio, l'ho aumentata troppo. No. È questa. La vedete? Ok, no, perché non mi entra nello schermo, non so se la vedete tutta. Ok. È questa qui, va bene. Ora qui io vi ho fatto questo schema sull'adottato, va bene? Fate conto che queste zone dove c'ho il mouse qui e sono già in B3, perché si sono accolte altre osservazioni, che sono queste qui, è B3. E qui siamo arrivati, ora correggimi se dico delle imperfezioni, con l'architetto Cinquini e anche con Lucchesi, che non c'erano in questo momento, insomma ci siamo concordati con lui, di riprendere l'osservazione che avevano fatto questi signori e abbiamo valutato di ampliare questa parte più in alto che vedete sul mouse io, che aveva troppo il confine attaccato alle case. Questo mi sembra che l'avevano anche esplicitamente, ne parlava anche Alberto, mi sembra, se mi ricordo. Alberto. Sì, bravo. Sì, e poi abbiamo dato tutta quest'area qui che vedete dietro alla zona, attaccata alla zona B3, sia qui che di qui, tutta una zona agricola, come quello che chiedevano gli osservanti. Ecco. Io ricordo sono una ventina di persone. Sì, sì, l'obiettivo loro era quello di contenere la previsione alle funzioni pubbliche, no? Sì. Perché si diceva che in sostanza in quella zona c'erano delle pertinenze o comunque dei terreni in utilizzo. Mi sembra, so come dire, era comprensibile, no? La volontà degli osservanti e mi pare che insomma più di questo sia difficile accordare. Cioè, non comporterebbe neanche il cambiamento del parere perché era parzialmente accolta e parzialmente accolta rimane, c'è solo una modifica cartografica da segnare. Che dicevi Alberto? Ci sono le vigne che coltivano. Era un vigneto, sì. Sì. C'erano anche degli annessi agricoli, no? Insomma. La modifica che si farebbe è questa. Sì, quella che vedi tratteggiata, Riccardo. Esatto, esatto. E in più, come diceva l'Antonella, dove è scritto B3 è già stata fatta questa modifica cartografica, è in giallo perché adesso sono diventate B3 accogliendo altre osservazioni. È anche da dire poi che le previsioni attuative che possono riguardare queste funzioni qui, insomma, chiunque le debba condurre è bene che no, sia sensibile e attento alla possibilità che terreni che sono in uso, no, siano poi lo perdano quell'utilizzo lì, nel senso che ce ne sono. Viene mantenuta. La funzione pubblica viene mantenuta, però dico nel momento in cui. Nell'idea che abbiamo di sviluppo di quell'area va bene lo stesso quest'area. Sì, sì, quella viene confermata, tant'è che in quell'osservazione non accolta
la 299, loro chiedevano l'inversione, cioè dicevano in quell'area lì metteteci l'agricolo e l'F2 mettetelo nell'area più a monte che è agricola. E infatti non è accolta, quindi rimane confermata la funzione pubblica. Però scusatemi, io voglio essere molto chiaro. A me va bene, però se c'è una funzione agricola in atto, altrimenti non si giustifica, ve lo dico chiaro e cioè poi fa la commissione fa come gli pare, nel senso che esprime il parere che vuole, ma siccome diciamo bisogna mantenere una linearità di condotta e sulle reserve ci abbiamo già lavorato, perché io sono d'accordo con quello che è stato detto l'ultima volta in commissione, cioè stiamo estendendo ulteriormente la reserve lato diciamo cos'è, se non mi perdo di orientamento, insomma su quel lato dove si vede, no, l'estensione della B3, giustamente abbiamo valutato. Scusa, Simone, per precisione, quell'area lì non la mettiamo B3, la mettiamo agricola, La striscia di cui parlo io la state mettendo B3. Ah, quella piccolina lato le montagne, verso le montagne, sì. Esatto, quella striscia lì la mettete in B3, sì, per ampliare la resene su quel lato lì, dopo che l'abbiamo ampliata già sul lato, diciamo, che stiamo invece guardando ora le due, perché lì la resene l'abbiamo già ampliata. Allora, e non è una piccola resene, no? Visto la discussione che abbiamo fatto su un'osservazione poco fa. Allora, se ora si dice... ma la fascia è stata riportata all'adottato, Quello che il disegno che te vedi è la cartografia adottata, non la prima modifica cartografica che avevamo fatto. No, non è così, Manuela, perché l'Antonella ci fa vedere che almeno se non capisco che stiamo guardando, che l'adottato è la riga gialla, per essere precisi. O mi sbaglio? No, scusami. Il giallo, scusami, Il giallo che te vedi. No, la concentrazione, è l'osservazione, come è stata localizzata, vedi il giallo? È tutta l'osservazione. Dell'osservazione, dell'area interessata dall'osservazione. Sono i mappali, Simone, tutti i mappali sommati. Vedi, è tutta l'osservazione. Poi noi inizialmente avevamo allargato un pochino la B3, sia a destra che a sinistra. Ora, quello che noi inizialmente avevamo messo in B3... Scusate, allora per piacere, perché sono io che non capisco, possiamo vedere l'adottato e la proposta dell'ufficio? Almeno si capisce. Sì, perché non riesco a capire neanche io, ti dico la verità. L'oggetto di questa particolare ultima era la parte campita, tratteggiata a penna. Il resto l'avevamo discusso in separate commissioni. Eravamo arrivati che la somma di tutta la discussione avevamo dato quello. Ora te lo fa vedere. Io voglio capire che cos'è la riga gialla. La riga gialla è la reale. La gialla è tutta l'area interessata dall'osservazione. Sì, è un perimetro. È un poligono, Simone, è un poligono che prende... Volevo capire a cosa corrisponde. Individua l'area oggetto di osservazione. Ok. Sì, sì. Ora vediamo l'adottato. Ora. Questo è l'adottato. In prima battuta avevamo allargato con le B3. Sì, voglio vedere se è questo, è una domanda. L'adottato. Questo è l'adottato. Questo è l'adottato. Poi la proposta dell'ufficio, diciamo, prima di quella che viene discussa ora. La prima proposta è... Michele, lascia il microfono acceso, c'è chiasso. Questa è la proposta, diciamo, che l'ufficio ci aveva sottoposto. Sì. Scusa, torni un attimo sull'adottato, un attimo solo. Quindi, nella proposta dell'ufficio, avevamo, diciamo, spostato la zona B in avanti rispetto all'adottato, a quell'altezza lì. Ok. Ora andiamo a vedere la nuova proposta. E l'avevamo messa in B3. Ora invece siamo ritornati all'adottato, ok? E l'allargamento non è più B3, ma è
e 2. Cioè, abbiamo allargato un perimetro comprendendo una vigna che attualmente è coltivata, alla fine di questa vigna. Ok, quindi si allarga la B3 non più verso la vigna, ma verso lato Monti. Bravo. Di questa vigna che si vede. E poi 2 si mette perché c'è una coltura in atto. Allora, la mia unica richiesta, perché lo vedete quanto elimina di previsione pubblica, no? Ne eliminano. Ma per prima che io prima ho detto, la previsione pubblica viene mantenuta, non è che l'ho detto a caso. Allora, viene, ovviamente Riccardo viene mantenuta, ma insomma ne viene sottratto una fetta significativa, soprattutto sul lato destro, anche sul lato sinistro, ma soprattutto sul lato destro. Allora, la mia domanda è, c'è una coltura in atto? Perché se c'è una coltura in atto, uno può anche fare il sacrificio, diciamo, per una scelta, no? Che è quella di difendere l'agricoltura in atto, no? Di sacrificio della previsione urbanistica, se no ha senso, eh? Parliamoci chiaro. Se c'è un vigneto che è coltivato e produce degli ossi. Un vigneto c'è di sicuro. Se c'è un vigneto coltivato va bene salvaguardare. Quello c'è. No. Gli altri campi? Si va a vedere. No, a vedere, così almeno piglia una decisione, come dire, chiara e trasparente. Lo so che viene mantenuta la funzione pubblica, Simone, l'avevo capito, ma volevo capire se dell'idea che avevamo di farci qualcosa, questa riduzione avrebbe compromesso in parte quello che si pensava. Appunto. Ascolta, Riccardo, non lo so perché, te lo dico con onestà, un progetto ad oggi su quell'area non c'è, no? Allora, diciamo, si può anche accettare di sacrificare una previsione di esproprio se c'è una coltura, no, da difendere. No, si vede lì la vigna, tutti i filari delle vigne. Sì, dov'è la freccia? Dov'è la freccia nera? Va bene, allora per l'assessore va bene. Sì, io non ho nulla da dire. Mi sembra che vada bene. E quindi diventa parzialmente accolta? Era già parzialmente accolta, non cambia niente, cambia solo la modifica. Cambia la cartografia. Sì, la classificazione sì. Cartografica. Come avete visto sì. Voi. No, lo diceva la Michela. La 2,99, giusto? Quella no. È non accolta. No, la 2,99 è non accolta, ma siccome gli stessi soggetti hanno presentato più osservazioni sulla stessa area, capito? La 2,99 chiedeva di eliminare l'F2, di portare tutta l'area in giallo agricola, va bene? E di trasferire l'F2 nell'area agricola che è posta a monte. Questa non è stata accolta perché abbiamo confermato la valenza di attrezzatura pubblica per quell'area lì. Quindi la 299 rimane non accolta. Scusate, e invece sul lato sinistro? Sul lato sinistro, accogliendo altre osservazioni, abbiamo cambiato il tessuto a quelle stecche che sono diventate B3. Sì. Il lato sinistro intendi Pietrasanta? Sì, quella lato Pietrasanta, sì. Sì. Anche lì abbiamo fatto la stessa cosa con la fascia, con questa fascia agricola. Sì, allora questa volevi era la... vedere su Google? No, questa era la proposta originaria della commissione, dell'ufficio, giusto? Questi qui rimangono sempre questi, no, eh? Lì... Questi che... Sì, allora, no, questi... ma... Sempre B3, perché sì, io ho fatto le stime. Vediamo l'adottato, perché non me lo ricordo, è tutto lì. Aspetta. Ok, questo era l'adottato. Poi, vabbè, quegli edifici che si vedono, diciamo, accanto alla riga arancione, avevamo già deciso, se mi ricordo bene, che era da zona urbanizzata. E infatti l'abbiamo messa. Ok, e invece questo corridoio che rimaneva, diciamo, fra questi due strisci di edifici... E questo qui l'avevamo messo B3, perché questa qui è una casa e questo è l'ingresso della casa, che è questa qui. Perfetto. Quindi torniamo ora alla proposta che avreste, diciamo, che ci sottoponevate.
ci si mette, diciamo, quindi l'unica differenza è questa fascia E2 su questo lato. Sì, preciso. E la fascia E2 a cosa corrisponde qui? Di là è un agricolo, è agricolo, territorio agricolo. Cioè, ma che c'è una coltura in atto? L'hai visto, da una parte c'è un vigneto, queste sono aree che sai, un anno ci poi l'anno dopo lo spostano, sono, cioè non c'è un'azienda agricola. No, capito, no, capito, però da un lato abbiamo visto che c'è un vigneto, di qua invece che c'è? Oh. Di là si era visto che c'erano delle pertinenze, mi sembra, delle quando, perché, ecco, vai un po' a vedere. Cioè, non so se è chiaro almeno come ragiono io. Io una previsione pubblica la riduco, ma se c'è una cultura in atto, perché se non c'è nulla, perché devo ridurre una previsione pubblica? Potrò valutarlo nel momento in cui faccio il processo. La B3 un'altra volta. La B3, scusami, Simone, se non si ravvede in quest'altra zona una cultura, no? Come tu dici, ridiai allora la B3 come si è dato all'inizio. Si sta a quello che si è detto l'altra volta, ora io non me lo ricordo nel dettaglio, però il punto è molto semplice, c'è una previsione pubblica, no? Giustamente Riccardo Erra domanda, ma non è che rischiamo di pregiudicarla? E io in tutta onestà intellettuale gli dico, guarda, è difficile dirlo, perché ad oggi una progettazione specifica non c'è, no? Dopodiché, il buon amministratore che deve fare? Il buon amministratore... nell'incertezza la previsione pubblica la tiene un pochino più larga, perché voi sapete che non è che poi l'esproprio è necessariamente legato a tutta l'area oggetto della previsione urbanistica, no? Dipende dal progetto di opera pubblica che fai, quindi l'interesse del cittadino, no? Che il cittadino mira a salvaguardare, lo puoi anche salvaguardare nella fase attuativa dell'opera pubblica. Ora, sul lato, diciamo, destro, per capirsi, c'è un vigneto, l'abbiamo visto su Google, allora io mi sento di dire, vi dico la mia opinione, è solo la mia opinione, mi sento di dire, vabbè, c'è un vigneto, lo salvaguardiamo, ha un valore economico e paesaggistico, se volete, no? Salvaguardiamolo e va bene così. Ma di qua c'è nulla da salvaguardare. Ma non abbiamo cambiato niente su quel lato lì. Invece di essere B3, è diventato E. Cioè, capito? Non è che abbiamo... ridotto l'area, Antonella, dimmi se... No, perché vorrei che poi mi sbaglio. No, Manola, l'assessore riferisce rispetto alla... No, l'aveva già visto, voglio dire, quel perimetro l'aveva già visto la commissione, voglio dire quello. Io ho capito, ma l'adottato è meno, non è così, è dopo, l'abbiamo già visto e l'abbiamo modificato. Sì, allora, voi come commissione l'avevate visto, no? E era stato dato sia a destra che a sinistra un allargamento, ok? Che era B3. Questo allargamento è stato portato ad agricolo e per la parte più in bassa è stato allargato fino a ricomprendere tutta la vigna. Quindi, però ce lo dovete... Ora ce l'avete spiegato. Cioè, te stai dicendo che sul lato destro le tre... non corrisponde alla riga iniziale che era stata fatta dall'ufficio in valutazione delle osservazioni B3, ma l'E3 ha ricompreso una fascia maggiore, cioè avete arretrato il B3 a destra, per capirsi, avete arretrato il B3, ma tramite l'E3 avete ricompreso una striscia ulteriore rispetto a quella che si era valutata in una fase iniziale. Sì. Quindi la striscia te la vedi più grande. Il lato di Pietrasanta non fate altro che trasformare il confine che già la commissione aveva detto che andava bene in un E2 invece che un B, perché vi sembra più appropriato le sì, due. Più coerente con le caratteristiche dell'area. Quindi, noi questo è il ragionamento che abbiamo fatto. Allora va bene. Cioè, Riccardo, Alberto, Jacopo, se capisco bene, la riga... no? Che ora a sinistra individua il limite estremo delle due, l'avevate già individuata in commissione dentro la B3. Siccome all'ufficio gli sembra più congruo a questo punto classificare il 2, trasformano semplicemente un pezzo di questo, no, di questo ambito in E2, lasciando il resto in B. È così? Ho capito bene? Ah, voglio dire, perché, cioè, allora io faccio una domanda, allora perché E2 non F2? È una domanda, senza...
Perché noi nell'ultimo passaggio in commissione abbiamo valutato su quel lato lì di estendere la pertinenza, la resede, chiamala un po' come ti pare, la pertinenza, e quindi sottrarre alla previsione pubblica quella fascia lì. L'ufficio ora ci dice, bene, quella fascia lì che la sottrai alla previsione pubblica ha natura agricola, quindi classifichiamola come mettere, due. Ma Riccardo, sì, ma Riccardo domanda il perché a questo punto, se non è presede, si preferisce 2 a F2. Forse la risposta è, che l'altra volta, Riccardo, se mi ricordo bene, su queste resedi, no, si fece un ragionamento anche di tenere, diciamo, un po' lontana, no, la previsione urbanistica dalle case, e quindi magari invece di attuarlo questo risultato, tramite di raggiungerlo questo risultato, tramite una fascia D che è impropria, lo puoi ottenere con una fascia E2 che ti crea magari, no, un minimo di distanza fra gli ambiti abitativi e la previsione pubblica, perché se ve lo ricordate l'altra volta si era proprio ragionato così, cioè lasciamogli un pochino di resede in più, diciamo, perché lì magari se poi ci viene una previsione pubblica di un certo tipo, no, può avere anche un suo, diciamo, no, impatto. E quindi cerchiamo di distinguere il più possibile, di allontanare il più possibile le varie zone che ci sono in quest'area. E quindi diventa una fascia al più, né più né meno di quello che, diciamo, sarebbe avvenuto attraverso una resede. Mi pare fu questo, no, il ragionamento che si fece, giusto? Vi torna? Sì, sì, mi torna che sia così. Sì, torna. Ok. Allora, io, Manola, questa osservazione qui mi devi dare il numero, perché io ero sulla 299. È la 372, Michela. 372. Perfetto, grazie. Ma è normativa, non è cartografica. Grazie, Riccardo. Scheda norma, io. Scheda norma, perché hai fatto pigliare un colpo, Riccardo, ho detto oddio, ma viva, sì, infatti. Ok, va bene, allora andiamo avanti. Sì. Allora, questa bisogna parlarne insieme, perché anche noi siamo indecisi su da farsi. Allora, è la 303. La 303 chiedono, se mi ricordo bene, fanno presente che nella schedatura dell'edificio la foto che è stata messa nella schedatura è sbagliata, e l'edificio giusto invece ci mandano anche la foto dell'edificio giusto, ok? Hanno perfettamente ragione, con un piccolo particolare, che quell'edificio che nella cartografia è classificato 2 ha le caratteristiche per essere classificato 1. E quindi noi si pensava di correggere la cartografia come hanno chiesto nell'osservazione, ma di mettergli anche 1 al fabbricato. Però io volevo sentire voi. E allora, l'errore, Antonella, se non sbaglio, l'errore deriva dal 2000 nell'RU, perché era già sbagliato nella schedatura del regolamento urbanistico, che noi abbiamo ripreso pari pari per il piano operativo. Quindi loro ci scrivano e dicano, guarda che questo fabbricato, ma è questa tonella. Allora, questo qui che vi guardate ora voi, è le foto che l'osservante ci chiede di sostituire. Queste sono le nuove foto. Ecco, sono le nuove, le vedevo un po' rossine. Le nuove foto. Per cui, diciamo, queste schedature sono quelle che sono inserite nel quadro conoscitivo del piano operativo. Le foto che sono presenti nel quadro conoscitivo adottato non sono queste qui, perché derivano dal regolamento urbanistico, che le aveva già sbagliate all'inizio. E lui ci dice, guardate che le foto che voi avete messo nel quadro conoscitivo sono sbagliate, ma sono queste giuste. Ok, però alla luce di queste nuove foto l'ufficio ha detto... Ma sembrerebbe, e anche voi non so se ve lo ricordate, che c'è stata una discussione su questo edificio, ma è un 1 da come abbiamo valutato tutti gli edifici fino ad oggi. E in effetti
da come tipologia è un 1, però fate conto che noi nella cartografia, valutando però le vecchie foto, noi abbiamo messo un 2. Ma ora si può modificare la cartografia e portarla a 1? È questo il problema, perché loro non lo chiedono neanche, parliamoci chiaro, di modificare la cartografia. Loro giustamente fanno presente di un errore che hanno rilevato, si sono comportati in modo corretto, e che noi, andando a vedere... Chiedo scusa, quindi a livello cartografico non cambierebbe niente, ci hanno soltanto fatto presente... Sì, cambierebbe perché non è nella cartografia, nel senso che è una schedatura di un edificio, che loro non chiedano. Loro, la mia domanda è questa: l'osservazione, se ho capito bene, non mira a modificare la classificazione, mira semplicemente a segnalarci che c'è un problema di documentazione fotografica. Sì. Io non credo che si possa classificare uno, io credo che noi si possa soltanto inserire, quando si parla della parte normativa, quella procedura che dicevamo l'altra volta, perché se noi ora classifichiamo uno, noi andiamo oltre l'osservazione, creiamo un pregiudizio al cittadino che ci farebbe ricorso e ci direbbe: non mi avete fatto osservare, e avrebbe ragione. Penso anch'io che sia così. Quindi non possiamo noi d'ufficio mettere uno, noi possiamo soltanto creare un meccanismo che ci tuteli da queste situazioni qui. Io non vedo altra strada. È la mia opinione. Sì, però... Sono d'accordo. E quindi però la 303 sarebbe accolta allora, Manola? No, non accolta. Già, guardavo. No, per quello che chiedono, hai detto che l'avevate messa non accolta, no? Ah no, ma perché l'avevamo motivata così, ecco perché. Per quanto riguarda la documentazione fotografica, non vi sono riportati elementi utili e chiari per valutare quali siano le foto corrette, ma in ogni caso la circostanza non appare rilevante. Per quanto riguarda la richiesta di modifica normativa, va bene che chiedeva il ripristino dei percorsi esistenti, sarà possibile nei limiti alle condizioni stabilite nell'RR. Ma perché allora, poi dopo abbiamo fatto la verifica dopo. Perché non si può modificare la classificazione, no? No, ma non chiedeva la modifica della classificazione, l'osservazione. Lui diceva: si chiede di correggere un errore di associazione tra immobile e relativa scheda analitico-descrittiva. Nell'immobile, infatti, associato alla tavola, il numero 386, ma la scheda non è corretta. In particolare, le foto e la descrizione sintetica non corrispondono allo stato attuale dell'immobile a 3 piani e con 3 unità immobiliari. Quindi avete convenuto che ha ragione e l'accogliete. No, invece non l'avevamo accolta per la sostituzione delle foto, si diceva, perché si diceva non vi sono riportati elementi utili e chiari per valutare quali siano le foto corrette. E poi in ogni caso la circostanza non appare rilevante. Poi invece che è successo dopo? Sì, dopo abbiamo verificato, ti ricordi Manola, dove era l'errore? E abbiamo fatto tutta la verifica sul regolamento urbanistico. E vi siete accorti che ha ragione. Quindi le fotografie sono pertinenti. Ora, le foto non è che c'è una grande documentazione fotografica. Loro fanno vedere queste foto. Ci saranno altre foto di quell'edificio lì, eh? No, su queste basi. Non lo so, ecco. Ma sono corrette o no queste foto? Nel senso che... L'ha presentata lei. No, nel senso che se noi abbiamo certezza istruttoria che sono corrette, l'osservazione va accolta, non ha implicazioni... normative o urbanistiche, ma va accolta. Se invece non abbiamo tutti gli elementi per dire che sono corrette, secondo me resta il parere Manola che avete già dato. Questo lo dovete dire voi. Qui la commissione c'ha poco da dire, nel senso che... Ma anche perché, Simone, se te non ci li fai mettere queste foto qui, viene meno anche il ragionamento normativo, no? Almeno dopo che succede. Cioè, il problema è che noi sostituiamo delle foto che ci ha mandato un cittadino. Pronto? Ma le schedature noi le abbiamo fatte, sia quelle vecchie dell'RU, sia quelle nuove con professionisti incaricati da noi. Noi non abbiamo la sicurezza che questo edificio corrisponda a quello indicato. E allora se non avete la sicurezza... Aspetta, poi magari sarà corretto, cioè non è che io non voglio... Lo dice lui, Manola. Se non abbiamo la possibilità di verificarlo, andrebbe verificato. No,
No, allora, ma è indubitabile che sia come dice la manovra, nel senso che se e senza se, no? Se la cartografia l'ha fatta l'ufficio con una verifica diretta sul territorio, o l'ufficio fa un sopralluogo, oppure si limita a dire non abbiamo in questo momento tutti gli elementi, no, per verificare, diciamo, la richiesta che viene fatta, comunque vi tranquillizziamo perché non ha, diciamo, effetti sul piano normativo, come è già stato scritto, eh? Come è già stato scritto, quindi va bene, va bene, va bene. Se è così, okay. Se invece l'ufficio ritiene che le foto siano quelle giuste, si accoglie e buonanotte. Non... Hai capito, nel parere noi in effetti si dice che non abbiamo certezza. E allora se non abbiamo certezze... Ora, andare anche a fare un sopralluogo lì a Greppolungo, insomma, anche secondo come è nel bosco, non ci si arriva neanche, io non lo so dov'è questo affare. Io starei al parere che avete già dato, nel senso che ora, se era una questione da cui dipendeva, come dire, il diritto del cittadino, no, sull'immobile, allora doveva essere approfondita. Ma no, siccome... infatti, come risposta, lui c'ha la classificazione 2, cioè questa è non gliela leva nessuno. Magari può avere dei problemi, questo sì, al momento in cui presenta l'intervento e all'edilizia vedono che la schedatura non corrisponde al fabbricato. Questo ce lo possono avere come problema, certo. Non lo posso escludere. Si attiva quel meccanismo che si diceva l'altra volta. Si diceva che si è detto l'altra volta. Va bene, va bene. No, mi torna. Allora rimane così, va bene? Sì. Quindi allora non accolta. Rimane non accolta. Bene. Poi la 317 ora è stata riformulato, ce l'avete già, penso, il testo riformulato era una richiesta di realizzazione di un parcheggio pubblico a Nocchi. Qual era che non avevamo accolta. Non accolta è rimasta, è solo stato, diciamo, precisato il parere di non accoglimento. 317. Sì, scusa, 317, sì. Dove in pratica prima erano due righe scusse. Prima avevamo scritto in quanto l'esigenza dello standard urbanistico a parcheggio in località Nocchi appare soddisfatta con le previsioni indicate nel PO. Invece qui, diciamo, abbiamo messo la solita tipologia che la richiesta comporta impegni di suolo in edificati esterni al perimetro del territorio urbanizzato, eccetera, eccetera, in contrasto col PS e col PO. E da ultimo abbiamo concluso, si rileva altresì che l'esigenza dello standard urbanistico a parcheggio in località Nocchi appare soddisfatta con le previsioni indicate nel PO. È stato, come dire, ampliato un pochino. Scusate, è quello sulla provinciale prima del ponte? Sì, è quello lì. Se ne discusse già, ti ricordi? Sì, no, ok, benissimo. Poi, la 341, il parere è stato cambiato, ne abbiamo già parlato, è stato già cambiato. Ma Manola? Sì? Scusa, siccome questa è la 341, la 280 e la 391, no? No, scusami, la 180, la 341 e mi sembra la 266, che erano quegli edifici che avevamo guardato l'altra volta di passaggio tra la zona di 2 e... Sì, però stai attenta a parlare. Sì. No, ok, però dico, li vuole vedere come le modifichiamo oppure... No, abbiamo, insomma, magari esatto. Mando, se la commissione è d'accordo, mando separatamente i pareri cambiati. No, ma scusate, posso dire una cosa io? Sì. Basta questo, l'abbiamo già fatta la discussione l'altra volta. Okay. È chiarissima la decisione che è stata presa, dai, forza. Allora, ci fidiamo del fatto che l'ufficio ce le manderà, ma ci fidiamo del fatto che l'ufficio cambierà la campitura, no? Sì, in conseguenza sì. Di quello che sì, è stato... quella poi è anche semplice, voglio dire, è diverso dalle altre.
La 347, io non me la ricordo, la commissione chiedeva di rivedere eventuale allargamento della sede, controllare PS, da non accolta era diventata parzialmente accolta. E qui ci dovrebbe essere una modifica cartografica. Questa qui era quella che la commissione ci aveva discusso. Ora ve la faccio vedere. Allora, l'osservazione era questa, ricordate? Cioè, chiedevano l'allargamento della resede in questo punto qua. Eravamo arrivati noi in commissione, non so se vi ricordate, di fare allargamento al dente e dargli questa piccola ampliamento di resede. Ok, c'è il disegno che mandi a Fabrizio. Controllo, eh? Allora, questa è la 347. C'erano anche pareri discordanti. Sì. Lo dico alla commissione per ricordarglielo. Osservazione era questa? 347. Aspetta, che non la, ora non la trovo, aspetta, che non sono in fila. Ah no, 467. No, aspetta, aspetta. Ritornare indietro, via. Questa lo sai perché non c'è la modifica, Manola? Ti ricordi che avevamo, ti ricordi perché non c'era? Perché la commissione sì, aveva detto di arrivare al dente, però hai visto quando hai letto il parere, te dovevamo guardare il piano strutturale. E avevamo detto che infatti abbiamo guardato io e te la perimetria del piano strutturale, che era più grande il perimetro della zona. Si voleva far vedere alla commissione. Ti ricordi? Qualcosa, dovessi Infatti mettere mano sul fuoco. non ho mandato, abbiamo la modifica che volevamo far vedere alla commissione il piano strutturale. Aspettate, che ora vi faccio del piano. Ho capito. Ti Sì, ora mi ricordi, ricordo. ti Questa è, ricordi. guarda, questa è molto complicata, perché al solito il giallo è il reale oggetto dell'osservazione. Loro chiedevano di allargarlo sul Qui chiedono. dietro, mentre invece voi commissione eravate del parere di estendere quel dentino che si vede dopo la parola RA fino alla strada. Quello era l'allargamento che noi abbiamo capito la Ricordo commissione bene, che diciamo, c'era una discussione anche importante in commissione, con. Sì, no? esatto. Ma ritorniamo sulla a vedere proprio l'oggetto, Antonella, se ci si fa. Sì, no, aspetta che si. Però Però prima. aspetta, non mi mandare l'Antonella in crisi perché se no le Ah, macchine no, c'ho da saltano. aprire un'altra finestra e far vedere il piano strutturale, Andiamo perché qui non me lo. Qui strutturale, dai. non so dove è stato messo. Aspettate, perché mi hanno cambiato il programma. Questo qui è nuovo. Ah, Allora. allora sei dotata delle ultime novità. Capito, no? Allora io devo ancora capire se è stato caricato anche il PS, piano strutturale, eccolo qui. Però ovviamente non lo vedo, non mi si accende. Via, apro di qua. Devo aprire quest'altro programma qui. Scusate. È il bello della diretta. Ah,
Allora. Allora, qui siamo. Mi avete registrato a portata di mano? Mi dite un foglio catastale, una particella, per cortesia? Io non l'ho sotto mano, soltanto registro quello che c'è trasmesso la manuola. Se, Manola, te ce l'hai presente, ora non ce l'ho quello generale. Sì, sì, poi stavo cercando. Foglio 22, sì. Mappale 3104-3105. Sì, basta uno. Ok. Allora, ecco qui. Allora, il perimetro... PS è questo qui. Allora, no, ma diciamo che forse è uguale. Vediamo un po' se... Ecco, no, vi volevamo far vedere giusto appunto questo, che noi quando abbiamo detto al dente, diciamo che il piano strutturale è uguale il perimetro, ecco, non è né più grande né più piccolo. Vedete? Questo perimetro che vedete è il piano strutturale, quello sotto è il PO. Quindi al dente si può fare, però loro avevano chiesto da un'altra parte. E questo va bene, si era già detto che non gli si sarebbe dato, no? Però una discussione, però... Jacopo, per la verità, è una di quelle dove la commissione sì, non infatti, è... infatti, la volevo rivedere anch'io. Sì, infatti, sì. Volete vedere l'osservazione? Io me la ricordo, però non, insomma, sono i commissari che votano, quindi... Mi riapro l'osservazione. Io, scusate, ma ho avuto... Io non mi ricordo qual era il profilo su cui si discuteva, però, perché se è vero che... Ma io eravamo... me la ricordo anch'io. Il profilo che discutevate, non so se ve lo ricordate, era il fatto di dargli più o meno rispetto ad altre osservazioni che avevate accolto gli ampliamenti delle resedi, giusto? Sì, era un ampliamento della resede che si discuteva. La resede, domanda delle domande, la resede può andare oltre il limite dello strutturale? Ci possono essere dei ritocchi, come l'ufficio ha fatto, in presenza, no, di una situazione, Alberto, dei luoghi chiara, no? Nel senso che non è che puoi tagliare una casa in due o un giardino in due, no? Laddove, diciamo, è stato fatto in alcuni casi. Quindi lo strutturale non può essere stravolto, può essere aggiustato su una scala di dettaglio maggiore che è quella del piano operativo. Quindi ora... Questa abitazione è uno dei rustici più belli di Comezzano, sostanzialmente, uno dei più belli. Quello che lui ha evidenziato è tutto quello che di fatto, chiamatelo resede, chiamatelo giardino, chiamatelo quello che ti vuoi. Comunque è il parco del rustico, tutto quello che, infatti è tutto recintato, come non è paletti e rete la recinzione, è tutto completamente recintato. Quindi ritengo, anche in un'ottica, dico, io immagino il proprietario, no? Che se nel tempo ho comprato tutto quello che è il terreno lì intorno per farsi un bel giardino intorno a casa. Ora non dico, perché chiaramente è tanta, no? Ma è tanta, tanta, tanta. Ma consentirgli a una persona che, bontà sua, ha avuto la possibilità di comprare un immobile di questo tipo qua, di non fargli fare la pertinenza o le piscine a ridosso delle immediate vicinanze del fabbricato, quando ha 10.000 metri quadri, 11-15.000 metri quadri di giardino, cioè, la ritengo buon senso questo qua. Poi io era quello, no, il motivo della discussione, del confronto
che ci siamo fatti l'altra volta, via sostanzialmente. Ma penso così anch'io, come l'ho sempre pensata su tutte le resedi. L'ho sempre detto, avrei dato il più possibile. Io propongo per farci un'idea completa di vedere su Google anche. Perché ne abbiamo parlato tanta e poi la commissione proponeva di dargli invece un pezzettino dove loro non l'avevano chiesto, laterale in pratica. Dai, c'era stata una discussione. Infatti. Infatti. Vedete? Puoi ingrandire un pochino, Anto. Sì, ma io mi ricordo bene il ragionamento che si era fatto qui, eh? Sì, Perché c'era una parte infatti. di c'era una, il dente, cioè praticamente nella proposta iniziale era stato inserito tutto quello che era o coperto o pavimentato. E si era detto nel rettificare quel quadrato che c'è lassù di affilarla alla strada. Il ragionamento che fa Alberto è d'altro tipo. Ma ci vai con l'omino, Antonella? Tra l'altro ci si passò davanti anche la mattina ai sopralluoghi. Eccola qui. Manola, Dimmi. Sì. possiamo rivedere, posso rivedere l'adottato? Volevo vedere la cosa. Torna un po' su Google. Il rosso dove finisce in questo momento, Antonella, secondo te, Ah, guardando questo, lì? ecco, bravo. Dove ti ci Col mette la testa? pavimentato, No, dico dov'è sul retro, per capirsi, dove finisce. lì, dov'è alla pavimentato, dov'è cementata. pavimentato? Beh, taglia proprio l'edificio a filo. Eh sì, più o meno sì. Più o meno mi sa di sì. Infatti. No, nel Sì. senso che... No, forse no, forse Ma non lo l'hanno. taglia a filo, eh? No, no, cerchiamo di capire questo. Questo è importante, secondo me. Perché c'ha due Se fosse corpi. a filo era qui, Visto forse. che potete No. misurare, quanto misura Antonella No, dall'edificio? sai cosa, Antonella? Secondo me si attesta su per giù dov'è la strada. Su Google Earth si vede una strada d'accesso, no? Dimmi. Dalla via 12 Agosto. Probabilmente, vedi, se prosegui quel percorso, vedi, se prosegui quella riga lì Ah, in giù. quindi, grazie. Guarda un po' la planimetria, prendiamo quel filo lì, vediamo Sì, su. ma arriva lì infatti. Questo è l'ingresso, eccola qui, sì, vedrai, sì. E quindi diciamo c'è una differenza fra quello che si vede cartograficamente e lo stato dei luoghi, nel senso che cartograficamente sembra che gli abbiamo lasciato uno spazio, ma in realtà glielo stiamo tagliando lì proprio lì davanti, o mi sbaglio? No, glielo stiamo No, lasciando. gli si sta lasciando. E no, guardate lo stato dei luoghi. Guarda. Lo stato dei luoghi, te nel cartografico, ma Simone, non vedi la strada, non vedi l'accesso. Lo vedo, sì. No, lì non lo vedi, dove lo vedi? Guarda, te lo sta facendo vedere Ah, l'Antonella. laggiù sì, ma la strada cioè il percorso che arriva lì non c'è, non lo vedi. E io ti dico, Aspetta. secondo me è stata tenuta comunque quell'allineamento, capito? Beh, Nell'individuare il margine rosso. a me sembra che la cartografia rappresenti un edificio meno lungo di quello che è nella realtà. Probabilmente, mi sbaglio? Probabilmente ci hanno fatto Secondo degli interventi edilizi, me Simone. appunto, appunto. questa è un'altra storia, sì.
No, nel senso che allora se così fosse, cioè se glielo stiamo proprio tagliando, se nella realtà, ok, lui non ha nessun margine di riserve su quel lato lì per capirsi, forse in analogia con altri casi mi si potrebbe dare un pochino di margine, tutto qua, ecco. Non so se mi sono E spiegato. certo, anche perché dalla linea Ma di se sella, il tra l'altro. dente, non c'era detto il dente di far venire a dritto questo dente No, ma qui? io dico, allora Riccardo, mi spiego meglio, vediamo se riesco a spiegarmi. Allora, a vedere solo la cartografia, ok, sembrava che sul lato opposto alla via del Cafaggiolo l'edificio avesse uno spazio di resede, no? Perché se l'edificio fosse quello rosso e il rosino fosse la resede, insomma, appariva che c'erano quanti? 9 metri? 9 8 metri. metri, sì. Se io guardo invece la realtà, mi sembra di vedere che in realtà l'edificio si colloca proprio sulla riga che delimita la risede, perché probabilmente una parte di quell'edificio, forse di natura pertinenziale, è già stata trasformata, immagino Scusi, ma io. se è la strada che va più su, c'è sempre un po' di margine, no? Se è la fine della strada. Lo vedi che è la fine della strada? Sì, Non è. Riccardo, ho capito quello che vuoi dire, ma Simone ti dice un'altra cosa. A parte il fatto che non è detto che sia la strada, io ci arrivavo per analogia perché non vedevo Sì, altri no, ma segni. qui la riga, diciamo la riga. Sì, quello che dice Simone però è: siccome l'edificio che te vedi nella cartografia Ma l'ho sembra capito. essere diverso, nel L'ho senso sembra capito essere più bene. piccolo, allora Ma dice: io diamogli. un pochino, di Se spazio. io Vuole. gliela allargherei qua, come si era già detto l'altra volta. Però io un pochino, poi la commissione dice la libertà, però io un pochino di spazio lato monte, se mi oriento bene, insomma lato di qua, per capirsi, Allora, glielo la darei. misura, allora, guardate bene, la misura che si dice la risede è a filo del fabbricato. Oh. Ah, Ok? È dai. a filo del fabbricato la risede. Va E voi la spostata. cartografia, va bene? Allora, se è al filo del fabbricato, siccome in altri casi l'abbiamo fatta sta valutazione di dargli un po' di spazio, diamogli un po' di spazio. Ecco, questo È volevo giusto, dire. è giusto. È certo che ci vuole. Quanto ogni si dà? Per me va bene, 50 metri. 50? Sono d'accordo anche. Dai, sono di Mo si parlava beccati. di 10-12 metri. Quanto si è dato agli Allora, altri? 13, si parlava di queste metrature qui. io non voglio, però voglio soltanto dare una mano. Prima Allora, abbiamo questa è visto l'osservazione. Scusate, ecco, l'osservazione, torniamo prima abbiamo visto. all'osservazione. Questa è Scusate, l'osservazione. Quanto volete che venga ampliata? Antonella, prima abbiamo visto l'osservazione alla quale abbiamo detto no, considerando che c'erano 14,50 metri, giusto? È vero o no? Sì, mi sembra di Sì. sì. Ora l'ha misurata Antonella, io non ci vedevo, ma Facciamo cifra tonda, diamo di 15 metri e buonanotte. Cioè, ora voglio dire, teniamo un criterio, ecco. che dici dalla strada? Aspettate un No, secondo, no, eh. No, sul no, non retro del dalla strada, fabbricato. dal fine della risede, del rosso. Da qui 15? Sì, dal rosso altri 15. E Aspetta, che si poi va a finire. l'adeguamento dalla parte di là al dente. Vabbè, Ah, ma poi io si sono leva il d'accordo, dente, eh. quello siamo Io tutti sono d'accordo. d'accordo. Se glielo dai io. Sentite, e se siete d'accordo, non gli si dà dove avevate detto inizialmente voi, Appunto, cioè dal o se dente gli alla dà da strada, una parte o da perché non quell'altra. l'ha chiesto. Sì, Allora, appunto. se non l'ha chiesto, Ah, lascio allora sono da chiedere. perdere e gli si dà soltanto sul retro dove invece l'ha chiesto. Dai. Però Però se io dai. volevo dire una cosa, non ho capito, ma noi non si allarga solo l'RA, si allarga anche l'RB. Perché a vedere l'osservazione che lui ha presentato non è solo di quella casina, se non sbaglio, è anche di quella Infatti, accanto. guardate l'osservazione, È questa, vedi? è quello che vi volevo dire. È il proprietario di tutte e due gli immobili. Due. E di là la situazione qual è? La Ma risede del fabbricato. no, ok. Ma il fabbricato nella realtà, Google, fa un po' del Google? È un pochino più arretrato. Vabbè. Di quanto è arretrato? 2 o 3 metri? Quanto è arretrato? Sì, anche 4 più o meno. Vedo che sfila su un corpo. Sì, sarà 4 o 5 metri, ha ragione la Manolo.
mi rimetto all'ufficio, nel senso che farei una riga continua, però potete Va fare bene, va anche un. bene. No, no, va, allora se siete d'accordo si allarga qui. Quant'è 15 metri, Antonella? Che lo rimisuro. Vediamo un po'. Perché io ho Io già credo segnato 15, ma vediamo con voi la dimensione. che abbiamo utilizzato il buon senso, abbiamo semplicemente usato il buon senso per Qui siamo a evitare. 14, ci leggo male io. Sì, 14,95. Va bene, va bene. Va Sì, bene, io ho messo 15, ok? con generosità, Alberto, ma hai ragione. Va bene. Da No, 15 metri. Tentino. No, ma ragazzi, anche ormai abbiamo chiuso la discussione. Nel senso, era una cappellata, no? Quella che si sarebbe fatto avendolo costretto a fare tutto l'insieme, no? Con estensione così dell'area. Così abbiamo dimostrato buon senso, bravi. Sì, io mi auguro che insomma faccia il meno possibile perché è un bel campo. A fare del try-eye si fa presto, però insomma C'è una abbiamo chiuso la cosa. discussione. Ma vabbè, oh, Jacopo, ma alle 16 potrà fare la piscina, con cosa? Che ci può Sì, no, fare? spero che ce la faccia bene, diciamo questo. Dicevo, Ha detto. Faccio la battutaccia, posso fare la proposta d'acquisto? Sei sempre in Alberto, registrazione. ti ricordi se era un ingresso o due ingressi davanti su via Cafaggiolo? C'era uno o due cancelli? Ne è uno nel mezzo, se non vado errato. Sì, Mi anche sembrava secondo anche a me, me, e grazie. quello È lì, andata a mi me uno e mezzo. sembrava che ce n'era uno solo davanti e basta, non ce n'era due. Sì, ce n'è uno nel mezzo, credo che sia uno nel mezzo. Brava Antonella, più avanti, quello là, È quello questo lì. qui, è unico, è unico. E Ha chiedo detto. scusa, quindi si può dire che l'articolazione di opinioni è venuta meno? Esatto, anche io l'ho segnato così, tutti d'accordo. Ok. Quindi Antonella come diventa? Parzialmente accolta? Era non accolta Sì, questa, è no? brava, brava, diventa Parzialmente parzialmente. accolta. La riga verrà tirata a 15 metri e va bene così. Avanti. Allora, poi io andrei, se non sbaglio, Antonella, la 364, che era parzialmente accolta e diventerebbe non accolta. Perché avremmo deciso di modificare la cartografia e dare la resede fino al muro esistente, perché in pratica loro avevano richiesto una resede esterna e noi abbiamo individuato, diciamo, il confine già esistente con una recinzione. Qui eravate tutti d'accordo, mi sembra. Aspetta, perché non mi ricordo io questa osservazione. Sì, Era l'osservazione 364. numero. 364. Qui ci dovrebbe essere anche forse la planimetria. Ma questa Allora, che non l'ha accolta. è non accolta, esatto. Noi l'avevamo accolta, vi faccio vedere in questa maniera qui, però l'ufficio ci No, siamo era adeguati a accolta voi. parzialmente. No, ma Però dopo la discussione si era detto che non ha accolta. non accolta, Infatti non voi l'avete accolta adottata così. e si Ritorna ritorna così. a com'era adottato. Vabbè, e quindi non c'è da vedere nessuna No, cartografia nuova esatto. perché è quella È adottata, dai. quella, è quella. E cambia il parere. Sì. Poi. È una recinzione che individua fisicamente la resede. Dai, Sì. avanti. Poi, dunque, la 370. Ce l'abbiamo ancora, non ce la deve, siccome era su un discorso anche idraulico, io sto aspettando ancora che mi mandino la risposta. L'ho sollecitato alla Costa, Pagliara e la risposta non ce l'ho neanche ancora. Scusa, qual è la 370, Manola? La 370 erano sempre in quella zona che abbiamo visto prima, lì all'uscita, entrata dell'autostrada, chiedevano di eliminare la previsione distributore di carburanti e questo per la pericolosità di un impianto di distribuzione carburanti che sarebbe. Ma scusate, ma cosa c'è da rivedere? Perché Cioè, noi non no, non possiamo. c'è da rivedere, c'è da formulare il parere.
C'è da Sì, va formulare il bene, parere perché c'è il ma insomma rischio, lo perché fa ricordo. riferimento al rischio idraulico. Ok, lo ricordo alla commissione perché non si creino equivoci. Noi non possiamo togliere su richiesta di terzi la previsione che è stata fatta in fase di adozione. Ok, quindi poi articolate il parere come meglio ritenete, ma non si può proprio, insomma. Ci manca la parte tecnica che specifica perché non si può modificare il vincolo idraulico. Ce ne sono due, mi sembra, di osservazioni che stiamo aspettando. Ora il numero non me lo ricordo perché sono a casa. Perché scusa, qui ci chiedevano di modificare la pericolosità? Loro dicevano, considerato che l'area ricade in classe di pericolosità idraulica P3, come evidenziato nell'elaborato, e considerata la vicinanza delle abitazioni, si chiede lo stralcio della previsione e così via. Ma scusa Manuela, ma forse c'è un qui pro quo. Ma noi questa osservazione non la possiamo accogliere per un motivo. Sì, ma non dico mica che è accolta, è E non quindi, ma quindi accolta, alla ma. nostra che ci deve dire? È quello che non riesco a capire. Che ci deve dire? Che ci deve dire, perché noi abbiamo cambiato anche la normativa. Ti ricordi che abbiamo eliminato, c'era scritto che non potevano essere installati i distributori in area a rischio L'abbiamo idraulico. cambiata la normativa, L'abbiamo ok, ma che cambiata. ci deve dire alla nostra su questa osservazione qui? È questo che non riesco a capire. Per il discorso del rischio idraulico, che nonostante il rischio idraulico, tale previsione può essere confermata con le motivazioni. Ma Per no, la parte idraulica secondo me dico. no. Sai perché secondo me no? Per due ragioni, poi pensateci. La prima è che noi abbiamo già regolato questa cosa nella normativa. E la normativa all'agosto ha detto che va bene, no? Cioè la questione idraulica diventa una questione edilizia, cioè nel momento in cui si va a presentare il progetto edilizio, chi lo presenta deve verificare che sia compatibile con le norme idrauliche. Seconda cosa, in ogni caso, noi questa previsione non la possiamo stralciare perché è messa in sede di adozione. Ok? Quindi, se anche venisse fuori che c'è una previsione, diciamo, di rischio idraulico che la rende difficilmente realizzabile o addirittura irrealizzabile, e vorrà dire che non sarà realizzata. Ma noi non è che d'ufficio la possiamo stralciare senza che il proprietario dell'area ne sappia nulla perché non ha fatto osservazioni, il proprietario dell'area l'ha fatto un terzo. Ma No, lo ti sto dico. dicendo che non è la questione di un parere di non accoglimento, cioè è sicuramente non accolta questa osservazione, è solamente le motivazioni da scrivere, capito? La motivazione secondo me è soltanto quella che un terzo non ci può chiedere di stralciare una previsione urbanistica perché noi non metteremmo in condizione il proprietario di fare osservazioni, no? Questa è assorbente, come ti posso dire, questa considerazione qui assorbe tutte le altre. Se ce ne sono delle altre, uno lo può anche aggiungere, per amor di Dio, però Appunto, per fare una risposta non completa. vale il contrario, capito Manola che ti voglio dire? Non Sì. vale il contrario. Non so se mi sono spiegato, lo dico ai commissari. Sì, ma se ne era già ragionato, insomma. Quindi Manola, qui, come dire, congegnate il parere, Sì, diciamo, ve lo nel modo mando. possibile, ma la commissione si è espressa. Sì, certo. No, no. Ok. Poi invece la 391. È un'osservazione un po' particolare perché riguarda, noi non sappiamo localizzarlo, sarebbe un parzialmente accolta, perché è la zona del secco dove ci sono quegli insediamenti artigianali produttivi che chiedevano delle modifiche cartografiche che abbiamo accolto, in particolare l'inserimento di un percorso ciclo pedonale. Di inserire, di aggiornare la situazione a una strada esistente, a un parcheggio esistente, e poi chiede di mettere un porticello di attraversamento. E questo se ne doveva parlare con Fabrizio perché non sappiamo e non abbiamo capito lui dove vuole il ponticello e noi non abbiamo capito neanche qual è la posizione migliore per metterlo, perché come vedete dal punto di vista idraulico la situazione è piuttosto articolata. Quindi questa ve la farò vedere perché la devo ancora approfondire con Fabrizio Cinquini. Ma però chiedo scusa, se no, ma perché noi abbiamo dato rappresentazione grafica delle previsioni di ponticelli? In linea generale, dico.
No, ma questo ce lo chiede. Se poi lo vogliono fare, devono fare una variante? Non lo so, dico io. Un ponticello d'attraversamento di un canale. Sì. Piuttosto facciamo una previsione normativa nella quale c'è scritto che laddove ci siano dei percorsi ciclabili devono essere raccordati attraverso ponticelli, no? Diciamo che consentano, no, l'attraversamento dei corsi d'acqua, questi sono sempre realizzabili. Cioè, non, Va come posso dire, non. bene. Oggi magari uno si accorge che il ponticello serve qui, domani serve dall'altra parte, Sì, quindi. infatti noi abbiamo, perché se era una cosa semplice, la localizzazione era una cosa banale. Abbiamo difficoltà a dare una localizzazione, insomma. Perché poi quando gli dai una localizzazione, la localizzazione è Ah, quella. no, infatti io non lo localizzerei. Io direi semplicemente che nell'ambito dei percorsi ciclopedonali sono sempre realizzabili, no? Attraversamenti dei corsi d'acqua, tutto qua. Va bene. Se Però serve niente scriverlo, modifica l'ortografia. se serve scriverlo. Sentiamo il cinquini, è uno scrupolo. Siete d'accordo, commissari? Sì, è un elemento, insomma, un po' formale, direi, no? Ok. Oh, poi, dunque. Ah, qui avevamo fatto, magari questo si può far vedere dopo, perché la commissione per la 407 voi avevate chiesto introdurre nella norma del D4 la conservazione degli spazi aperti che tuteli i valori. Non so se vi ricordate, era un parcheggio al Lido. Oggetto di osservazione che diventava la pertinenza di un albergo, che però era alberato con degli alberi anche di una certa, sembrava, insomma, consistenza, e l'abbiamo messa la norma. La guardiamo poi quando si guarda la Ecco, parte sono normativa. d'accordo, sono d'accordo. Poi la 410, no, 408, qual era? 108. Ma io non ho capito su questa, scusa un attimo se torno indietro, hai detto si metteva la norma, no? No, ma io non, cioè, qual era questa osservazione qui? Era quella della casa storica e dell'albergo accanto? Sì, allora, Io non l'avevo detto questo, io ero rimasto che non l'approvavo il fatto che il terreno della casa fosse messo a disposizione dei vari. No, l'avevamo, io me lo ricordo, io non so come non avevamo l'avevamo. messo, guarda, Mi estendendo dici il la numero zona dell'osservazione? D4 all'intero mappale 141 del foglio 37, è Ma una cosa scusate, parte del mappale 141. posso? Modificata Ha ragione la normativa. Riccardo, scusatemi, posso? Ha ragione Riccardo, in questo senso, che lui aveva comunque mantenuto un dissenso. Quindi probabilmente voi avete registrato, diciamo, la volontà maggioritaria della commissione di dire va bene il parcheggio, ma salvaguardiamo le alberature. Riccardo, se mi ricordo bene, manteneva la sua contrarietà, quindi questa è una di quelle dove sarà forse un parere a maggioranza e però bisognerà votare in modo articolato. È corretto, Riccardo, quello che dico? Sì, io non l'approvo, infatti. Nella 407 ero contraria anch'io. E anche la Michela era contraria, è così. Sì, in effetti è vero, anch'io ho segnato pluralità di opinioni, sì, mi era saltato. No, va bene la modifica normativa, quella va bene a prescindere, no? Perché dire che nel D4 si salvaguardano le alberature è positivo. La modifica cartografica, invece, ci sono opinioni diverse, si registrano e via. Bene? Sì. Ok. Poi la 408. Io nel registrino che avete mandato non ce l'ho la 408.
Dalla 407 alla 410 mi passa. Ecco, la 408, si vede che magari l'ho aggiunta ah, dopo. L'ho di qua, ce l'ho in quello prima, vai. Ah, ok, ok. No, perché è sempre siamo sempre a controllarlo. Allora, la 408, aiutami anche te Antonella, perché io ho solo una nota che la commissione chiedeva uno, perché riguarda anche una classificazione. Da 2, cioè chiedeva da 1, chiedeva 2, e per la commissione sarebbe da 1, se mi ricordo bene. Allora, guarda anche te. Lo dico subito, ascoltate. Allora, questa osservazione noi all'inizio, questa è quella come l'avevamo presentata in commissione, no? Che c'era l'ampliamento della reserve che gliel' abbiamo dato e noi avevamo proposto un 2. Alla luce di tutte le verifiche che furono fatte, abbiamo preso le pratiche edilizie, l'ufficio si è adeguato al parere della commissione e si lascia l'1 come era in fase di adozione. Per cui cambia anche il discorso del parere, non era più accolta, no, ma è parzialmente accolta. No, è parzialmente accolta, infatti c'ho la correzione, parzialmente accolta. Esatto, perché rimane uno l'edificio, capito? Ampliamo soltanto la reserve. In linea con quello che aveva detto la commissione, diciamo all'unanimità. Esatto. Allora, vabbè, dai. Quindi non c'è nessuna cartografia nuova da vedere, perché resta uno, diciamo, la classificazione, esatto. Mentre la reserve l'avevate già allargata voi. Esatto. Ok. Poi... io ho la 410 che chiedeva la trasformazione di un terreno agricolo in parcheggio pubblico. Siamo alla culla. È uguale alla 195, si è deciso di levarlo il parcheggio, quello alla culla. No, ma questo chiedeva... Ah, va bene, è stato tolto quindi. Esatto. Era già non accolta, giusto? Sì, sì. Non si accoglie a questo punto, Manola. No, non accolta. No, si accoglie, se è il parcheggio che abbiamo deciso di togliere. No, sì, era scritto, no. Era allora, non accolta aspetta. L'osservazione, ma in seguito alla discussione che avevamo successo, esatto. Abbiamo deciso ma, di accogliere. No, abbiamo eliminato il parcheggio, ma sarà da un'altra parte questo. Perché, allora, scusa. No, allora, la 195 che abbiamo discusso l'altra volta è insieme alla 410. Dovrebbe allora, essere il parcheggio della culla, è il parcheggio della culla, eccolo qua, vedete? Siamo qua giù. L'altra volta abbiamo deciso, allora, al primo parere che c'ha la commissione, noi avevamo non accolto l'osservazione. E quindi diventa tutta agricola. Ah, è una proprietà accanto. Esatto. Sì, ringraziamo, no? Che lo fece presente. Ho capito. Scusate. Vai. Ricordi Graziano? Che scrive sul computer col microfono acceso? Ma te lo ricordi Graziano? No. Io, scusa. Sì, lo so dov'è questo io, so bene, questo io è quello da lascia perdere. Dai, abbiamo già discusso l'altra volta, dai, avanti. Allora, io andrei alla 418, se c'è qualche cos'altro Antonella? E ho segnato per la 418. Era solo un appunto della commissione che riteneva che era un non, che non è accolta, ma è parzialmente accolta, e invece diceva appurato che la particella è unica, rivedere istruttoria, sembra accolta tutta. Io a questo non ci sono neanche arrivata. Da parzialmente accolta ad accolta, aggiornare istruttoria, lo devo fare io e ve la mando. Vabbè, ma qui è soltanto un problema di dizione, no? Sì. Quindi non cambia niente, semplicemente va precisato, diciamo, la terminologia corretta. Ce la manderete, va bene. Poi vado alla 420, anche qui abbiamo aggiornato una norma, si vede casomai quando guardiamo le norme tecniche. Ok. Poi c'ho io la 437. Che era parzialmente accolta diventa non accolta,
quindi non si cambia cartografia né niente. Siamo sicuri che questa qui diventa una raccolta? Aspetta, come la ricordo? Ragionato. Guardiamola, guardiamola. Oh, ma siccome c'ho scritto sospesa, vi dico la verità, ora non lo forse... Io invece no, va bene, va bene. No, la può darsi allora. Che sospesa sia precedente, non l'ho aggiornato. Aspetta, ecco. Aspetta. Scusatemi, perché io di questa vi devo dire anche qualche cosa. Allora. Perché è quella che ha scritto anche Antonella? No. Non è quella? No, ma questa, scusate, posso? Lo dico io. Per Dio. Questa è l'aria Manola che abbiamo acquistato ora come comune. Ah, sì, scusa, mi sbagliavo con un altro. Non ha più senso. Era sospesa per quel motivo lì. Ecco, sospesa per quel motivo lì. Non ha più senso accoglierla, nel senso che non... Anzi, noi ci vogliamo fare un parco pubblico, quindi voglio dire. Allora quindi... diventa non accolta. Non accolta. Sì, l'avevo già segnato. Da parzialmente accolta non accolta. Credo di sì, credo. Ora non so se abbiamo sì, firmato. Credo anch'io, almeno sì, credo di sì. Poi... è una cosa positiva quella lì. Sì. Poi la 440. Noi ci adeguiamo al parere della commissione perché abbiamo escluso un'area, diciamo che la commissione aveva rilevato che era boscata. Loro avevano chiesto, ecco. Rimane boscata. Qui. Rimane boscata. Quindi okay. Questa è tutta non accolta. Allora, poi la 442. Te, Antonella, dimmi se c'hai qualche cosa nel mezzo. Se c'è qualcosa ti fermo. Idem anche la 442. Sì. Rimane bosco. Rimane sì, bosco, sì. Poi 458. Cambiare parere da parte a modificare cartografia, cambiare parere, ci sarebbe alla commissione. Io ci avrei la 458 che c'ho scritto approfondimento istruttorio e proposta finale del servizio. No, io no, non so niente. Non mi ricordo qual è. Ma questa è nel Green Power, io non me la ricordo questa. No. Non ce l'abbiamo noi nell'elenco questa, no. 458. La 458. È nel primo. Non no. Nel secondo, ma nel primo ce l'ho io. Sì, ma l'avevamo fatta la forza. Abbiamo ma io fatta. Non ho segnato nulla io su questa 458. Io non ero in commissione. Aspetta, no, questa è un'osservazione che riguarda il serbatoio sopra... Si era così, si era fatta sopra Casoli. Sopra Casoli? Sì, sì, quello di Setriana. Setriana. Ah, sì, di Setriana. Sì, hai ragione. Sì, però ce l'ho tranquilla, io non ho nessun tipo di approfondimenti né nulla. Sì, no, non capisco qual era il problema. Allora questa, scusate, probabilmente io ci avevo un'annotazione, per questa che l'ho inserita, da valutare la risposta per il punto 2. Che dice di valutare la possibilità di destinare tale area a zona produttiva anziché a servizi. Quindi volevo condividere con Fabrizio la risposta al punto 2. Vabbè, un problema formale, dai. Comunque è parzialmente accolta. È parzialmente accolta perché avevano chiesto anche di estendere la zona G1 all'area limitrofa all'invaso posto al monte e questo gliel'abbiamo accolto. Sì, ho capito, ma se Fabrizio ti dicesse di valutare la possibilità di destinare tale area a zona produttiva anziché a servizi, allora diventa accolta completamente. Vabbè, ok, ma scusa, ma produttiva lì come si fa? No, no, no. Si era già vista con Fabrizio, andava bene così. No. Sono zitte lì, figurati, è già tanto che c'hanno osservatorio. No, non ho d'accordo, ma infatti dicevo... È così, non è che ce la chiede il primo. Sì, è un problema no, solo. No, certo, è per formulare il parere in modo più ampio, insomma, ecco, okay, più chiaro. Okay. Fabrizio è più, come no, dire, ha più no. Consuetudine rispetto a me, capito? Okay. No, giusto, avevo capito un'altra cosa, scusa. No. Ma no. Poi io andrei alla 465, che cambiare parere da parzialmente accolta a non accolta.
l'ufficio si adegua. Questo è, e l'ufficio si adeguerebbe. Come? Sì, io mi la ricordo. Me la ricordo. Qual era questa, scusate? Sì, è quella che si era detto che c'era anche il corso d'acqua, no? Che voleva la residenza di là. Del ho già preparato d'acqua. Ho già preparato il testo. È quella frate, questa. A frate. Sì, questa non diviene accolta. La motivazione che ho messo, ora non ve lo posso far vedere perché sono a casa, è perché quella perimetrazione che voi vedete è un varco. Che sì. Vi ricordate anche un'altra osservazione? A cavallo, non l'abbiamo accolta. A cavallo della via. Sì, e poi terminavo dicendo anche delle problematiche idrauliche, perché lì vedete c'è quel corso d'acqua che in pratica è nel reticolo. Benone. Poi anche la 466 ci si adegua. La commissione aveva chiesto di modificare la perimetrazione. La 468. Ma la 466 deve essere com'era? No, la 466. Non c'è nulla qui. È non accolta. Scrivere per il bosco. Sì, sì, è non accolta. Rimane com'è. È nella risposta che non è fatto riferimento all'area boscata. Poi la 468 io avevo scritto sospesa in funzione della normativa. È non accolta. Perché ho segnato, Antonella, manca l'aggiornamento cartografico se è non accolta la 468? So perché non ce l'ho in questo elenco che ho. Va bene, allora questa la riguarderò. Scrivo. Non so. Siamo qui. 168 per me non c'era problema. No, non c'è niente. Infatti, no, ma è vero, anch'io non ci ho messo nulla. Però ci ho fatto una nota, manca l'aggiornamento cartografico. O ho sbagliato e l'ho messa, capito, alle volte magari all'osservazione sotto. O prima o dopo, sì, infatti. Sì. Poi, la 400, dunque. Io poi andrei integrare istruttoria, fatta modifica alle norme, cambiare parere da parzialmente accolta a non accolta, 487. Scusa, Manora. Vabbè. Noi scendiamo nell'elenco 470. Sì, sì. 470 era da integrare istruttoria, era un lavoro, non era una modifica cartografica, 460. Ma perché in istruttoria non avevo fatto la risposta al numero 3. Vabbè, ok. Quindi devo fare quel punto lì. Va bene. Poi la 555. Scusa, Manola, noi ci abbiamo 486, 487. Allora, la 486, Fabrizio, fatta modifica alle norme, è per questo che non ve l'avevo fatta vedere, okay, perché è una modifica alla norma. Poi la vediamo nelle norme. Okay. La vediamo nella cosa. Poi invece la 487, che era legata alla 320, è la 487, è un'osservazione dei lavori pubblici della rotatoria, necessità di realizzare di rotatoria per incrementare i livelli di sicurezza, quella al Lido, che è collegata, quindi questo cambia il parere. Sì, in linea con quello che abbiamo già risposto su quell'altra osservazione. Appunto. Okay. Sì, va bene. Poi, 514, c'è la modifica cartografica. Ecco, qui io ci avevo una nota della commissione, sospesa, valuti l'ufficio qual è il confine più corretto tra le zone B e P2. Sì, esatto. Rugani, verificare le altre casse di espansione. E questa sì. Noi l'abbiamo verificata. Allora. Scusate, qual è questa di osservazione? La 514. È quella striscia di case a confine con l'area del magazzino, Riccardo. Alla cassa di espansione del magazzino? Era stato chiesto di valutare un ambito di riserve, dai.
Perché c'era una perimetrazione sbagliata rispetto a No, quella. no, no, Michela, non era sbagliata. Vedi, questa è l'osservazione presentata dal signore. Chiedeva di estendere la B2 su quest'area qui, che è un P, è un P2, Antonello, me lo ricordo com'è quest'area qui. Allora, noi questa qui l'avevamo accolta, fammi controllare, l'avevamo accolta, accogliendo questo, perché non rimanesse un brutto dente che a livello cartografico, diciamo, stava male, noi avevamo dato, aveva, ecco, vedi come viene? Viene questa quest'intrusione qui sull'area B2, no? Allora noi cosa avevamo fatto? Dall'inizio fino alla fine, facendo un triangolino, avevamo riunito tutto, avevamo allargato il B3 anche per le altre aree, che è E vero che non certo. avevano presentato osservazione. Ecco. Sì, ma me lo ricordo, da arrivare fino in cima, perché effettivamente No, con no, i avevamo calcoli. preso dalla Ma non sua c'era da detto fino fino in a cima, tondo. Vedi questo invece. triangoletto piccolino? Non c'era detto fino in cima. Non c'era detto No, di il dubbio unificare tutte era, le case? la Ma secondo questione me era se era più doveva logico, essere, Michela, arrivare fino in cima. allora, se doveva essere accolta solo per l'osservante e non per le altre aree, capito? Però cartograficamente, Non aveva sinceramente, senso e c'è ha un po' poco senso che continui. Non ha puntina, Dio senso buono, arrivare in cioè lì cima via. Cioè, il buon senso sarebbe di fare tutta la striscia, no? Bravo. Appunto, è quello che noi si proponeva. Però poi parlandone era venuto fuori questo discorso, capito? Io mi adeguo, non c'è problemi, però io siamo un po'. Decidiamolo insieme. Parola. Ma Sì. mi sembra, commissari, sbagliatemi se, correggetemi se sbaglio. Mi sembra che la commissione dica faccia l'ufficio quel che ritiene meglio. Se siete d'accordo, cioè ora non è che. Sì, però io mi ricordavo, ma se non mi ricordavo male, che c'era una perimetrazione, forse avevano rifatto la riperimetrazione della cassa d'espansione, c'era una No, discordanza di noi perimetrazione. non la possiamo riperimetrare No, ma perché. non voi, che voi non vi foste adeguati alla nuova Ah, riperimetrazione della quello cassa sì, quello è d'espansione. Era vero questo che perché sì. dicevo di controllare anche le altre casse d'espansione, se Ah, erano va state bene, no, riperimetrate. ma quello era il caso in cui poi abbiamo definito con l'autorità distrettuale il perimetro corretto, diciamo come ente sovraordinato noi dobbiamo recepire la loro perimetrazione e l'abbiamo recepita, eh. E Però quindi non è lì, qui, però Michela, lì non c'è la cassa d'espansione, eh. La cassa d'espansione è oltre il fosso. E sì, oltre quel quello l'ho fosso capito. Sì. azzurro, insomma. Però quando ti chiesi di riverificare anche le altre casse, se erano state riperimetrate, te l'avevo chiesto per questo. E questa qui, sinceramente, oh, fate come vi pare. Io, Cioè, vedete però, come sta ma ora io vi dico questo, no? il dente La così vedete sta anche male. voi? Ecco, cioè, insomma, è un po'. Comunque, la tua, anche se non hanno osservato, ci sono altre Però abitazioni. Io aspetta, non personalmente. hanno osservato, ma in realtà loro, come dire, hanno un beneficio, tra virgolette, non è che gli cambia il mondo, hanno un'estensione Brava, della B3. appunto, io la porterei fino in cima Ecco, e se siete darei retta d'accordo, anche perché alle era quello. altre No, ora fino in cima si allarga anche un po' tanto, io questo ora non lo so, ne posso parlare con Fabrizio, perché insomma. abitazioni. Ma perché devi Cioè, fare tutta la né. larghezza per forza? Ma Michela, Michela, la Manola ti dice portiamola giù, vedi? Infatti, io dicevo di portarla giù perché finisce nel niente, capito? Però giù, vedi, non ha beneficio nessuno, non ci sono abitazioni, non c'è nulla. È sopra che Ce magari l'hanno, le qualcuno lo abitazioni ci taglierà. sono, hanno una riserva più grande. Però mi sembra più un problema di disegno urbano perché gli altri non hanno fatto osservazioni, cioè probabilmente gli altri non hanno nemmeno bisogno, capito? Ah, va bene, via. Insomma, Io fate voi, vedo l'ufficio. commissari, esprimetevi. Allora, che si fa? Si lascia così? Aspettate un momento, aspettate un momento. È morto Jacopo. No, io stavo ragionando perché lo chiede, capito? Ah, scusa, scusa. Perché lo chiede? Cioè, Perché ci vuol fare la piscina.
Ho capito, Manola, ma lo chiede perché, cioè, rispetto agli altri c'è una differenza, perché No, vedendo. no, no, sono tutti allineati alla linea più interna. Ho capito, ma quello lì è il fabbricato più arretrato, capito? Ah, Cioè, sì, quello. ah, sì, è in seconda Bravo linea, Jacopo. è vero, è in seconda Cioè, linea. a me mi importa di molto, scusate il francese, se il disegno della cartografia non sta bene, ma se quegli altri sono campi. E hanno la risede perché ce l'hanno quegli altri, gli altri fabbricati, quelli verso Ce l'hanno Viareggio. meno di questo qui che ho osservato, però. No, forse ce l'hanno, Michela. No, ma La guarda, verità ce è che ce l'hanno di più perché sono più arretrati. Ecco, hai Infatti. capito? Jacopo, e fate il dente, o se vi sembra più. Io farei il dente senza nessun problema, tanto voglio dire, il dente per aria lo vedono gli uccelli che volano, non noi altri, eh. Quindi Ma quali è una invece gli cosa. altri Cioè, fabbricati? Questi fabbricati qua su quelli. avanti? No, quelli in basso, Michela, che nella proposta dell'ufficio sono già allargati, no? Verrebbero allargati. Quelli lì dove c'è la freccina. Vedi come sono più in giù, più verso il mare rispetto Sì, a e quelli. questi vengono anche allargati. Io dicevo quelli di sopra. Jacopo sta No, dicendo. quelli di sopra no, troppa roba. Jacopo sta dicendo, gli edifici di sotto non ti hanno fatto osservazioni perché hanno un'amplissima risiede, no, davanti. Facciamo Dice il dente, perché facciamo il dente. gliela dobbiamo allargare ancora di più. Questo dice. Va Facciamo bene. il dente, che sennò se consumare veramente troppo ora, vista così, cioè non ha senso neanche fare la striscia che Sei arriva fino a qui. d'accordo, Riccardo? Sei d'accordo? Sono d'accordo No, ma con te. semmai erano quelli di sopra, io Sì, è dico. vero, però sono No, anche ma quelli questi. di sopra non hanno fatto osservazioni Non nulla. hanno chiesto, Michela, non hanno chiesto quelli di sopra. E a quella Vai. No, lì gli va accettata per forza col dente? Quanto c'ha di risede sua è di alla sua. linea, se Oh, non mi sei gliela accettato allarga? quello che ha chiesto, Michela. Mi Come? sei accettato quello che ha chiesto, Ho quello che capito, ma chiede. se invece non accettavi niente e lasciavi tutto come prima, non c'aveva niente di risede. Mi sembra che ce l'avesse lo stesso Ce alla l'avevi, la striscia. ingrandisci un po', c'aveva qualcosa, ma chiaramente una piscina. No, ma allora quello è un po' il Vabbè, ragionamento che si è parliamo un fatto attimo prima di Capestano. Capitano. Io mi sono abboccato la lingua, quindi cioè, No, diciamo 7,59. qualcosa di più. Vabbè. No, 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 volevo solo capire, Riccardo, volevo hai capire quanto sapeva ragione, senza è giusto. la modifica del dente. Volevo capire se era proprio tagliato alla casa o seppure uno No, diceva. c'avrà 4-5 metri, c'era sicuro. No, ce n'ha 7, ho visto 7 qualcosa, Quanti? qualcosa per Madonna. dire. Quanti Ce ce n'ha? n'ha 8, ce n'ha 7,65 e invece se si arriva qua su col dente quanti gliene vanno? 15 metri e 90. Va bene, via, fateci il dente, vai. Sì, non è, però insomma mi sembra la soluzione meno invasiva. Ok, va bene, annotato. Poi si va alla 555, che è una modifica cartografica. Che Jacopo, Io? Manola, ricordati di rivedere le altre casse, che le voglio rivedere le perimetrazioni. Sì, ha voglia. No, ti dovresti disconnettere un attimo. Ce l'abbiamo la modifica cartografica? E come aveva deciso la commissione? Cioè abbiamo quella che abbiamo mandato a Ma il Fabrizio. disegnino per farlo vedere alla commissione, il disegnino. Che è la 555? Sì. Allora, aspettate, Eccola. Scusate, non avevo capito, ma non l'avevo capito di stare Io troppo, ma avevo pensavo, sempre. senti, io ho detto. No, me ne vado, scusate. Scusate, ma questa qui non si era già vista? Sì, vi facevo vedere la modifica cartografica, Ah, Riccardo. scusa, sì. Avevamo capito bene. Allora, l'abbiamo ridotta. Allora, diventa tutto E3. Guardiamo l'attuale, perché sennò Ecco, se magari non brava. Eh sì, perché ricordo. sennò non si cosa. Ok, aspettate, Allora, era questa. Prima era tutta E1, che entrava qui dentro il borgo di Valpromaro. Noi gliel'abbiamo accolta.
parzialmente, se non mi sbaglio, parzialmente accolta. Prendo le tre Sì. e Com'era lascio prima? invece tutto questo che vedete con la penna che abbiamo tracciato è uno, seguendo la chioma degli alberi, come avevate detto l'altra volta. Sì. Perché qui ci sono tutti degli orti e si vede anche E poi dall'alto. qui c'è una linea anche fisica perché corrisponde più o meno a uno stradello. Ora, l'abbiamo visto cartograficamente su Google, posso. Sì, era come si era detto, dai. Ecco, va bene, ok. Va bene. Dai, perché io ho le 5 e bisogna che vi lasci. Finito, Sono le finito. 5. Infatti, avevamo detto di staccare alle 5, no? Sì. Ma potete anche continuare, se no io che devo andare via. E ormai ci Finiamo siamo allora impegnati tutti. Ecco, il 3, siamo a fondo. Ne manca 3. la questa, questa è la 615. Ma richiamate Jacopo. Ah sì, Sì. certo, qualcheduno lo chiami. La 615, allora, noi la puoi far vedere, è quella a vado, Anto. Noi l'avevamo accolta, la commissione era per non accoglierla. E non so se vi ricordate, mi sembra che aveva fatto una verifica anche forse No, la fece Alberto Iacomini. Graziano, fece un'osservazione Graziana su questa pratica, dico bene Graziano, Allora, per via del parcheggio. sì, ma questa che stai facendo vedere che cos'è? È l'adottato. Questo è l'adottato, ora in Dai la nostra modifica dall'osservazione. fate Noi, vedere anche quello che richiedeva poi lui, eh. lo vedi, è quel giallo lì, ecco, che diventa così, è quello, che va a, come dire, che va sull'area I2, no? Allora, noi l'avevamo accolta. La commissione riteneva di non accoglierla. L'osservante aveva sentito la commissione, le registrazioni della commissione e ha presentato una integrazione con la quale, diciamo, ricostruisce la situazione catastale, perché lì ci sono diversi, anzi, abbastanza tanti proprietari con delle quote. Alberto, io ho visto una quota 11.800, una non l'ho mai vista in vita mia, perché probabilmente derivano da 11.800 di successioni, proprietà. eredità e così via. Allora, l'osservante detiene la quota maggiore dalla osservazione che ha mandato, tuttavia non ne detiene la completa proprietà. E quindi io l'ho riportata a voi perché la verifica che abbiamo fatto è questa. Chiaramente l'osservante dice è difficile riuscire a contattare tutti i comproprietari perché magari è gente che sta all'estero, gente anziana, perché veramente sono tantissimi. E quindi niente, chiedeva, come dire, di rianalizzare la questione. E voi, Manola, che avreste fatto? Noi Era l'avevamo accolto accolta, totalmente? no, sinceramente noi l'avevamo accolta, però devo dire anche per correttezza che noi non abbiamo mai fatto visure catastali. Se uno mi dice che è proprietario o comproprietario, noi non andiamo a vedere quanti sono, se sono tutti che l'hanno presentato o così via. Quindi ci sta che ci Invece siano anche altri. dietro l'integrazione che ha fatto lui, che pensate si possa fare? No, è confermata la situazione che era emersa in sede di discussione in commissione. In commissione, qualcheduno di voi, ora non mi ricordo sinceramente i nominativi, chi faceva riferimento al fatto che lui, che l'osservante era un comproprietario, non possedeva la piena proprietà. Però Ah, però è il maggior proprietario. è quello che detiene le maggiori quote. Però. Dico, Fate parlare Simone che ne sa di più di lui. No, 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 non ne so più di voi, no. Credo Sai, lo questo. sai bene. No, non ne so più di voi, ne so Come ne quanto di sa voi. più di noi? Perché? Non credo di saperne più di voi. Quello che so è che, perché ho letto anche quello che ha scritto, no, in questa integrazione.
è che diciamo, l'osservante chiedeva intanto che fosse fatta chiarezza sulla legittimazione attiva, no? Fra virgolette, cioè lui ci teneva a dire, diciamo, non è vero che io non posso presentare l'osservazione, sono un comproprietario, la posso presentare l'osservazione. Dopodiché, chiaramente, restano, diciamo, impregiudicate le valutazioni di merito, no? Nel senso che poi nel merito la commissione si può esprimere in un modo o in un altro, però da quello che diciamo, quello che vi posso dire io è questo, ecco, questo sì, cioè che l'osservante voleva chiarire che lui ha titolo per presentare l'osservazione. Questo è il punto, insomma. Infatti la cosa Però da chiarire era posso, questa. scusate, però ha anche precisato l'accesso, perché è su due livelli, cioè ha rispiegato anche come è messo l'immobile lì, perché in commissione venne fuori anche il fatto che il passaggio era troppo stretto, se, così come era stata accolta. Sì, però sembra che questo spazio qui che resta come apertura sia intorno a 11-12 metri, quindi due corsie ti ci vengono, cioè ingresso e uscita ce le fai. Sì, è Esatto. vero, questa è Volevo l'altra dire anche un'altra considerazione che è cosa. stata fatta sulla larghezza del giallo lì in quel punto, è vero. La volta scorsa fu io che dissi che non era titolare il richiedente, semplicemente perché nel registro delle osservazioni che ci è stato dato, negli identificativi dell'immobile, era stato erroneamente per un refuso, è verificabile da tutti, inserito il foglio 27 e i mappali. In realtà il foglio dove insiste l'immobile è il 15. Io facendo una visura, foglio 27, mappale, veniva fuori un nominativo. Facendolo col foglio corretto, il 15, quell'oggetto dell'osservazione, veniva ai 10.000 rotti di quota, e quindi l'errore è derivato da un refuso riscontrato che comunque è stato prontamente risolto. Anch'io ritengo che gli 11-12 metri a ragion veduta siano più che sufficienti per l'accesso e il varco, anche perché in quella condizione si preserverebbe anche gli accessi carrabili di altre unità abitative poste lì accanto. Di contro, realizzando l'accesso come era previsto inizialmente, si perderebbero anche due o tre stalli che attualmente sono disegnati lì. Invece, realizzando così come vedo a schermata, si preserverebbe l'utilità pubblica, la realizzazione del parcheggio e sarebbe garantita la viabilità. Questo era quello che volevo dire. Ma volevo capire una cosa, ma chi cambia anche la cartografia allora? Io non ho capito, scusate, ma l'accogliete la modifica che abbiamo fatto noi oppure Ma io siete non ho per... capito, non me la fai vedere la modifica, scusa. La Qual è modifica è quella, questa? La la modifica è modifica è questa quella qui. che vedi ora. E prima com'era? Non mi ricordo com'era prima. Sì, aspetta, eh. È stato diminuito il parcheggio a favore della risede, praticamente. Sì. Secondo me va Il bene. ragionamento che faceva l'osservante è che essendo il parcheggio su due livelli, quello è un punto di passaggio, no? Per cui secondo lui, assicurata, diciamo, una larghezza sufficiente, non c'è un pregiudizio all'opera pubblica se si estende un po' la risede, e questo diventa un modo per salvaguardare un po' di più, diciamo, l'ambito, no, abitativo dall'opera pubblica, E certo. per creare anche una maggiore, una maggiore distanza, no? Se no il parcheggio finisce Ti per metti il circolare. parcheggio a casa. Esatto. Via, bravo. Ora l'unica cosa che dico, a me, come dire, va bene quello che valutate essere corretto, assicuriamoci bene, ecco, questo mi sento di dirlo,
che quel passaggio tra il primo livello e il secondo livello del parcheggio sia sufficientemente largo, cioè non ritroviamoci poi un domani che no, il comune dovesse attuare questa previsione a un avespazio perché sono stati sufficientemente prudenti. E questo, Simone, come lo verifichiamo? Ma io infatti, allora, volevo, siccome avete detto ci restano 11 metri, se ci restano va benissimo, ma Graziano, hai detto così, te confermi che ci restino i metri, quelli lì che siano sufficienti, giusti? Se così è, anche io non vedo ombra di dubbio, non ho ombra di dubbio nell'approvarla, se così è, ragazzi, non mi venite da parlare. Se l'accogliamo, rimangono 10 metri e 30, se accogliamo... No, come... ma al di là di quanto ci rimane, se è sufficiente per fare il passaggio, l'entrata, l'uscita e tutto, perfetto. Vabbè, ma voi dal momento che l'avete accolta, l'avete verificato, Antonella? Ma questa è accolta parzialmente, no? No, io lo stavo per dire io, cioè scusate. Questo lo chiedo io come assessore, no? Nell'incertezza delle misure, cioè o è chiaro qual è la misura, oppure nell'incertezza delle misure facciamo un disegno che ci rassicuri, eh? Cioè si può anche accogliere parzialmente, come diceva Roberto Lucchesi, e toglie qualcosina rispetto a quel che viene osservato. Infatti dicevo, infatti la mia soluzione era quella di dire non l'accogliamo totalmente, nel senso parzialmente accolta, e verifichiamo che effettivamente ci siano le distanze. Qual è la larghezza che serve, Graziano? Due, non lo so. Graziano, la larghezza che serve qual è? Quant'è? Ascolta, 11 metri sarebbe l'ideale, perché sono 5,50 per corsia. Bene, allora sì, facciamo un modo che lì ci siano 11. Anziché 11, tiri a 12, fai a 12 metri di larghezza, 12 e qualcosa, in maniera che se tu ci vuoi fare anche un piccolo spartitraffico o qualcosa, ce lo fai. Volevo dire questo, non facciamo le cose nello stretto, ecco, guardiamo di tutelarci, nel senso che... è la stessa richiesta che faccio anche io come assessore, non stiamo stretti, stiamo un pochino più larghi del necessario, ecco. 12 metri, diamo questo mandato all'ufficio, va bene? 12 metri il passaggio che rimane, quindi? Sì, 12 metri siano più che sufficienti, si sta bene dentro. 12 se stai largo, diciamo così. Sì, 12 si stai largo, si viene anche un filare di verde, forse. Ascolta, siccome è su due livelli, si potrebbe fare una misura anche al settore lavori pubblici per dirgli grosso modo come viene quell'accesso lì, e dopodiché... No, va bene, però... Roberto, ma 2 metri più, 2 metri meno non cambia nulla, mi pare che abbia il suo. Roberto, guarda che lì, ora come ora, le macchine ci scendono già, Cioè non è che... Sì, no, ci scendono già, perché quando hanno fatto, ultimamente anche hanno fatto la sagra e compagnia varia, ci sono andate le macchine giù, cioè non è che c'è dei salti grossi come può essere in via Rimini, ecco, tanto per capirsi. Lì è basso, 12 metri, si scende, c'è proprio la rampetta per andare dentro. Ok. Bene, quindi? Allora, la manuale è dovuta andare via, ci sono due osservazioni. E quindi allora che diventa parzialmente accolta la 6:15? Sì, questa diventa parzialmente accolta. Quindi parzialmente accolta, che si intende? Scusate, perché sono distratto con la telefonata. Una volta ogni tanto mi capita anche a me di distrarre. Si fa la modifica cartografica fissando il limite dell'ampliamento di resede a una larghezza di passaggio non inferiore a 12 metri. Ok, vabbè, quello che si è detto finora, praticamente si lascia il cancello di 12 metri. Vabbè, ok. Sì. Prego, avanti. Allora, io poi c'ho qui nel registro della manola, c'era l'osservazione, non so se ce l'avevate anche voi, la 629, che però era solamente da sistemare, leggo qui la risposta a questa osservazione, perché chiedeva la 629 che si... Ma cambia anche il parere. Di cosa? A quale? Questo. Io era non accolta diventa parzialmente accolto, segnato. Sì, però deve sistemare il parere, la manola sulle istruttorie, ecco, non c'è nulla, modifiche cartografiche, non c'è niente. Poi ve lo farà avere lei poi il parere, okay. Bene? Ok. Poi invece abbiamo la 632 che invece c'ha anche la modifica cartografica, che l'avevamo già vista
l'altra volta. Aspettate, eccola qui. Allora, 632. Allora, siamo in questo punto qui, va bene? Noi avevamo già fatto un ampliamento che in commissione è stato deciso di darne di meno. Noi l'avevamo dato così, ora ve lo faccio vedere. Avevamo dato tutto questo qui, invece la proposta che abbiamo invece inviato è questa, quella che avevamo deciso con voi. Eccola qui, vedete? Era la prima qui, la prima curva di livello. Ok. Era una delle ultime che si era vista delle cartografiche, me lo ricordo. Sì. Sì, abbiamo finito, perlomeno io non ho altro. Va bene. Allora, ci siamo. Non so chi è il microfono acceso, scusate. Se siamo d'accordo, ci si può aggiornare a questo punto a venerdì con la normativa. E poi abbiamo programmato, ecco, una domanda. Abbiamo programmato il 24 mattina l'inizio delle votazioni. Scusate, il 24 pomeriggio. Se è possibile spostare alla mattina, ma se non è possibile, va bene, mi adeguo io. Per me non è un problema. Gli altri commissari? Vai, spostiamoli. Per me nemmeno. La mattina vi torna anche agli altri? Dipende da quanto metti sul piatto. No. Non è già la mattina venerdì? Alle 9. No, ma lunedì, Graziano. La 20, vabbè, 24. Jacopo, comunque. Alle ore 9. Alle 9, va bene. Sì. Vai.